Popolo di Reaction TV, buonasera. Lo so che è difficile vedermi in questo momento, viste le foto. Vi giuro che è un gioco normale, autorizzato da Twitch. Salve, come state questo sabato sera che passeremo insieme? Guarda, Aki, se faccio così tutto cambia, guarda. Ciao popolo di Reaction TV, benvenuti dal vostro amo. Questo non è un gioco. Proprio, cioè non è proprio un gioco normale, è un gioco abbastanza particolare in cui saremo impegnati in un simulatore di seduzione. Vari scenari in cui dovremmo agire e scegliere per il meglio, per far felice questo uomo, caro il mio Aki Shirota. Come stai, Aki? Tra l'altro fammi vedere se funzionano le G-Shoutout. Quindi questa sera sedetevi, prendete. Non lo so perché sta canzone sotto mi fa questo effetto. Prendete il vostro bicchiere preferito e guarda, e andate a seguire Aki Shirota, cazzo. Amano un amico giapponese che ha iniziato una fight contro un whisky di 40 grammi. Ha perso e si è addormentato in live. È ancora in live adesso, stiamo aspettando che si svegli, ma è fantastico. Poverino, spero che insomma si svegli quanto prima. È brutto il whisky di 40 gradi, bisogna essere preparati, raga, per fare una cosa del genere. Don't try this at home, fatelo fare solo a chi può farlo. Dorme da 5 ore. E te credo, è andato in come ti dico. Vai, Kun, andate a seguire Kun Kobayashi. È andato così. Che bello. Meraviglioso, andatelo a seguire. E allora, dicevo, stasera un gioco particolare perché. Un gioco particolare perché Super Seducer appunto ci catapulta in queste scelte, visto che è sabato sera e sdraiato a faccia in su, mamma mia. Allora, io direi di abbassare giusto un altro peletto l'audio così. Bello. Tra l'altro c'è anche l'integrazione con Twitch, ma non oso immaginare cosa sia. Però proviamo, io non l'ho mai giocato, quindi vediamo. Ma che senso? Parte malissimo. Però vabbè, facciamo. Stai camminando e una ragazza incrocia il tuo sguardo. Puoi fermarla, chiacchierare. Fare chiacchierare con te e fare in modo che voglia rivederti? Obiettivo appuntamento immediato. Ora. Modalità personale per raggiungere qualunque finale di questo livello per sbloccare. Vai! Io personalmente ho diversi conoscenti, ma non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto. Voglio proprio capire che cazzo è. Vai, friscone. Ok. Questa è la ragazza che incontra e si guarda. Ma perché sta faccia? Approcciala in maniera frontale. Fingi di essere scemo. Ma che sul serio? Fischio di ammirazione, che animale. Approcciala di fronte, ma un po' spostato di là. Camminare di fianco, no, Parte malissimo. Cioè, ma non va bene nessuno di queste. Non va bene nessuna di queste cose, capì? È terribile. Aspetta, approcciala in maniera frontale, ragioniamo. Cioè, la sta faccia di questo, capito? È inquietante. Allora, approcciala in maniera frontale. Dai, tu arrivi là, eh. Ciao, sei bellissima, capito? È più una merda. Approcciala di fronte, ma un po' spostato di lato. Forse è questa la soluzione. Lo spostato di lato può fare la differenza. Finisci di essere cieco e squallido, proprio.
Cammina di fianco e stalking. Questo boom. Sei bellissimo. Sei bellissimo. Approcciata di fronte va un po' spostato. Io l'approccio di fronte va un po' spostato di lato, mi piace. Excuse me, just want to ask you something really I'm quick. busy. Wow, ci ha bruciato. That failed because you made it too easy for her to just walk past you and brush you off too close to the side. It means that she will likely do that as a reflex, like 90% of the time. Ma gli ha chiesto un'informazione, è una maleducata di merda, fra l'altro. Ma non andava bene. Cammino di fianco. Hey, listen, I just saw you and you look really nice. Like, I'm are you going? busy. What, are you busy? Where are you headed? No, è troppo One of the diretto. key Una delle rules of regole chiave dating dell'approccio is you diurno, don't wow, want to end up è walking non finire per straight camminare a straight fianco alla back to ragazza. her Molto if data, infatti, l'ho she's detto, la slow, stessa she's waiting, organizzando, she'll dovesse stop her, evitarla. she doesn't Se stop non you si then ferma, it's lascialo andare. È inutile, pointless non to serve a delay, nulla. No wrong choice. choice. E allora vado diretto. Ciao, bella. Va bene. Ho capito allora, come ragiona il gioco. That's correct. When you Corretto, quando approach fermi una her, ragazza per you strada devi need to stare be in davanti a lei. front of her Ehi, ciao! and Lasciare un po' also di spazio per enough farla space so that she can rallentare. slow È down. tipo quando vi chiedono di accendere. È lo stesso concetto. Sono d'accordo. Ti ho vista e dovevo dirti che sei molto elegante. Ehi, hai un minuto. Ehi, non ti ho già vista yoga. Credo che tu sia bella, mi piacerebbe scendere nelle tue parti intime proprio ora. Che delicatezza, eh? Però glielo devi di bene. Glielo devi di bene. Aspettami, mi preparo. Questa linea non me la perdo. E credo tu sia molto bella. Mi piacerebbe scendere nelle tue parti intime. No, è ridicolo. Non si può fare. Mi piacerebbe scendere nelle tue parti intime. Proprio come, mamma mia, che schifo. Non frequentavamo la stessa università. Allora, fai apprezzamenti sui vestiti, potrei essere d'accordissimo. Non frequentavamo la stessa università. Magari fai. Potresti fare leva su un ricordo vago? Perché qua devo dire grazie e se ne va. Non frequentavamo la stessa università. Correct me if I'm wrong, but didn't you used to go to this college over here? I'm sure I recognize you. Yeah, actually. Yeah, I was sure. Was it, what was it, drama class? I did take Facevo il drama. corso di teatro, ho I don't beccato il remember you. I topic. knew it. I knew you looked familiar. How long ago? What was it? I don't know, 6 years or something, right? Not for me, but it's cool we had both took drama. Non è andato bene? This is okay. E ok, vuoi dire cose come Like, you know, you're from my ti yoga conosco dalla class, classe di you yoga, match, del college, sì, it might be dicevo, okay. potrebbe essere ok, But non male, grazie. so what's your plans for Che today? piano è oggi, I'm grazie. actually going to the park to feed the Yeah. squirrels with my friend. What? Feed squirrels? Yeah. And Ma ducks? darmi da mangiare gli Squirrels? scoiattoli. No, just the squirrels. These We little guys, yeah? Lei dà da Yeah, mangiare gli they're fine. What do you scoiattoli. feed them? Like hot dogs? Cazzo, scappa. Almonds? Almonds? Yeah, that's Mandorle. their favorite. Cazzo, scappa. Seems to be. That's nice. Well, they're really cute, aren't they? Abbiamo Yeah, they're sbagliato really cute. tutto. Yeah, Però it's fun. sono carini, Would se dico gli you? scoiattoli. Yes. That sounds fun, actually. I Sì, never sì, thought of sì. that. But buy some almonds, go E feed compra them. le You should mandorle, try it dovresti provare sometime. qualche Okay. volta. And what are you doing today? Andiamo, andiamo a. Portiamo da mangiare gli scoiattoli. Abbiamo pensato a tutta cosa che è disarmante. Quale delle domande in modo che lei parli per la maggior parte del tempo? No. No, 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 no. Completo annullamento della persona. Se sei così bella ti darebbe fastidio se ti baciassi proprio ora. Uah, no, mi sembra. E che cazzo? Parla quasi esclusivamente tu. Però la scelta è che lei deve parlare. Do you live local around here somewhere? Yeah. That's nice. And do you spend a lot of time in this area? I E poi do, parli di yeah. te. There's a nice coffee shop just down there. Have you been there? I have, but I'm going to meet a friend actually, so I need to go. Okay, what's her name? Is it a he or a she, actually? No, ci cioè sono bad.
All'inizio la ragazza non dovrebbe parlare troppo, vedi? Hai ragione. Fai delle affermazioni e parla soprattutto tu. Hai capito? Va bene. Fai oggi? And then I'm gonna meet some friends, but I've got like 40 minutes, and that's why when I saw you, Bah. and I thought you looked friendly, so that's why I came Però. over and said hi. Okay. Ok. In the early stages of an interaction, you actually do want to make most of the conversation so that she has a chance to relax, get comfortable È vero talking to però. you, Vabbè, speak ma up, devi fare poi. Poi devi chime parlare in, tu. think Cioè, che about cazzo, what una she domanda wants gliela to devi do, fare però prima, so dai. who's the right one? Sennò sei un You might animale. hire some bikes and Ma go running cazzo. around the park. There's like a nice spot where they rent out bikes and it's on the lake. No, scusa, Yeah, no, but you aspetta. can you ride bikes Cioè, around? no, prima devi chiedere, Well, oh, che fai? Cioè, t'ho fermato io, ti yeah, chiedo, oh, maybe ma I'll leave the che fai, bikes cosa? there. E poi ti dico, Okay, aspetta, oh, io però faccio fair enough. questo, questo. I'll No! check out. Okay. No, Ciniglia. Ciao, Ciniglia. Questo gioco è assurdo. Io ti faccio uno shout-out, invece. Stai giocando all'Assepoch. Andiamo a vedere pure la tua clip. Come stai? Io sto giocando a Super Seducer. Ok, now I Vedrai will seguire meet you Ciniglia. Che here. This fra poco is ci toglierà my il segui. home. Spero di no. Come stai? È un gioco, è praticamente un simulatore di seduzione. Lui ti mette in una situazione e ti fa fare delle scelte. Ti dice, guarda, sta scelta non è proprio l'ideale, sta scelta sì è buona e ti fa andare avanti, capito? E quindi ti fa fare questa simulazione. Le cose possono finire in vari modi diversi. Quindi non lo so, lo sto giocando per la prima volta. E quindi ero curioso di vedere. Ma diciamo che comincia decisamente bene. Però, boh. Allora, qua. Io questo non l'avevo letto. Oh, mi dispiace. Dai, dai, ma ci facciamo un paio di risate allora. Perché io sto leggendo delle cose assurde. Usa gli orecchini come scusa per toccarla. Che cosa vi incita? Inizia a toccarla per eccitarla. Cioè, cazzo, l'ho fermata adesso. Inventati una scusa per toglierti la camicia e mostrare il tuo. Sei uno squallidone. Chiedile che lavoro fa perché sembra una persona creativa. Chiedile che taglia ti starebbe bene secondo lei. Cioè, questa. Io so che questa dà da mangiare agli scoiattoli, capisci? Da mangiare gli scoiattoli, quindi deve essere per forza una persona creativa, cioè per forza proprio. And tell me what you do because you look a bit Parlami di happy. te, cazzo. Ah, lavoro nelle Actually, we can organizzazioni no talk. profit. Ma che Well, not bravo, charity, yeah. aiuti I gli don't make a scoiattoli. Mi profit, so that's. piace No, queste. I'm No, joking. I scherzo. work in IT, but Lavoro nel that's campo cool. So you're informatico. not so focused on money, you like doing good things. Ti piace fare delle cose That's buone, cool. sì. Thanks. I'm focused on Mi interessa. money. Soldi no. That's fair. Because IT can be creative too, so. Sure, yeah. È andata Basically, what bene, no? someone does is Chiedere they cosa ask fai è you una what domanda. È questo question stavo you dicendo want prima, to cazzo. ask, but in Ho this case, saltato una you parte. Avevo make an saltato una. assumption Mi that tocchi gli you're orecchini e ti important apri la camicia e io chiamo la and if you choose polizia. something to do with fashion or art, it's always a compliment for a woman because it kind of E says ti ho that you're appena interested. incontrata, capito? Da 5 minuti sto parlando con te. Ma che fai gli orecchini? La mano. Allora, aspetta. Ah, questo è bello. Dei single. Così. Chiedi il nome e dille il tuo. Presentati. Guardala sotto la gonna. Come guardala sotto la gonna? Ma come? Aspetta, no, mi sembra brutto pure chiedere se sei single, che cazzo, non so nemmeno. No, qua è il 118, è il 113, è bravo. Chiedile il nome e dille il tuo. Io ti ho fermato, ciao, sei carina. Mi presento io. Tu come ti chiami? No, no, è così. Ma tu come ti chiami? Però glielo devi dire così. Ma tu come ti chiami? What's your name? Alexa? No way. No, Alexa. That's my name too. Luce I'm Alex Viola. too. Nice to meet you. Nice to meet you too. Isn't that Piacere crazy? mio, Yeah, non è that's crazy. No, folle. I'm joking. Luce Rude. bianca. Ah, but it's still good well, to meet you. you too. Diglielo il nome, però.
È divertente, quindi ovviamente devi conoscere il suo nome in questo caso. Ebbe. E se vedi il tragitto di una cosa, fatta a raffica senza scherzi. No, tu lo devi fare. Sono d'accordo, in maniera scherzo, la risata è garantita, infatti è una domanda che devi sempre fare. Grande Avon. Cosa devi fare nel tempo libero? Quando non lavoro mi piace stare all'aria aperta. Beh, ci sta. Cerco di stare all'aria aperta il più possibile. A dire il vero, vado in bici. Ah, sei una persona attiva. Sei una persona radioattiva. Vai, Richard, io confido in te. Ok. Sono semi-attivo, che significa? No, 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 non è vero, io mi dissocio da questa cosa. No, no, dicono qui e rispondo sempre sì. Se posso scegliere mi piace stare a casa. Chilling. Mi puoi dare il tuo numero di telefono? No. Ascolta, devo vedermi con un amico, però mi piacerebbe rivederti. Qual è il tuo numero? No. Vendile uno dei tuoi hobby. Che cazzo dici? Mi piace il fatto che tu appaia casual. Ho delle ragazze che cercano di essere sempre in ordine. Qua si fa tosta la situazione. Perché devo vedermi con un'amica, la stiamo proprio... Proprio a dire, ah, dai bella, ho sbagliato, tu devi mangiare gli scoiattoli, dai, per favore. Ci provo a mettere il tuo numero? No, non va bene. Vendile mi sembra proprio la cosa meno ideale. Mi puoi dare il tuo telefono? È una cosa che è terribile, squallida, non si fa. Per privacy, mi piace il fatto che tu appaia casual. Sì, tutta una cazzata. Mi piace molto il tuo stile casual. E non sai, alcune ragazze si sforzano davvero tanto. È positive che tu invece... rinfrescante. Non si mette il trucco, è carino. Oddio, ho sbagliato tutto. Non esiste il tempo giusto per dire cose del genere. La fa restare male. Ma è terribile però, dai, la conosci da 3 minuti, chiedi il numero di telefono. Devi fare il fatto dell'amico, devi fare lo stronzo tu. Vabbè, ho capito, devo fare io lo stronzo, vabbè, capisco. Ciao, bella cosa, però... Oppure gli hobby, è una squalidata però, ya. Yeah. Me ne vado io. Sì, non le rubo più tempo, in realtà dovrei fare così. Ma è terribile. Okay, listen, like I said, I'm meeting those friends, but why don't you give me your number? A chi li ho modi? Keep in touch, maybe meet sometime. Ecco, vedi? Sure, sure. Cool. Se non è quello, è l'altro. You too, see ya. Devi fare tu lo stronzo. Che è una cosa bruttissima. Ti ha dato un numero falso. Perché mi ha dato un numero falso? Ah, non è andato bene. Infatti sei comportato da stronzo. Ah, ma no, vendile. Parla dei tuoi hobby. Ma vaffanculo. Ma no, ma sei andato a tradurre. Vendile uno dei tuoi hobby. Ma che vendile, capì? No, vendile, falle conoscere. Ok, Cini. Vedi? Sai, è un'altra cosa, cioè, parla dei tuoi interessi personali, è diverso. Si deve interpretare, no? Ma l'avevano scritto che era un po' tradotto maluccio. Lo so che è la giusta opzione, ma è scritto male. Ha detto che ti piace andare in bici e scalare le rocce. Altri outdoor sport? Ok. Sport con le racchette, tennis, squash. È una cosa molto English. Ovviamente la maggiore parte te la facciamo comunque. È come quando sei solitamente dentro e un muro di fronte. Ah, è lo squash. E puoi tirare la palla ovunque. Un po' pericoloso ma divertente. Quindi anche se ti colpisce non ti fa male, vabbè. Vi potete far male a vicenda con le racchette. Sì. Dille che usi il tuo sedere per fare il modello e poi controlla il suo. Che finezza.
Ma qua mi serve un Sakamurai, però, porca miseria. Mi serve un programmatore, raga, mi serve un programmatore subito. Programmatore, si è appassionato al riguardo. Programmatore, dille che ti annoia e non ti piace molto come lavoro. Programmatore, ma parla della tua filosofia di vita. Dille che sei un agente per modelle per fare lo zozzone. Vergogna, questo è proprio scritto Pornhub. Porta le musichette quella lo fai. Ciò parlo della mia filosofia di vita, perché a lei piacciono le Yeah, cose what no can I be? profit. But I wouldn't say Mi that this is piace. my passion. I think that in life Credo che it's nella vita sia important to importante, earn sai, money and guadagnare una love, but cosa, really ma what's ciò che davvero important is, conta your social sono le relazioni connections with other sociali, people, vero? friends, family, developing Crescita yourself. personale. So, because there are so many important things that we forget about, and the career really is just a small part of life, right? Yeah, absolutely. You agree? Sono pienamente Yeah. d'accordo, il lavoro non deve mai interferire fino in If you fondo. really hate the question, what do you do? Because your job's really boring, then it's very Esatto. easy to say, you Devi know, I dire do faccio this, but that's not questo. important, and Però talk lo about faccio something perché that you're voglio really lasciare un passionate segno. about, something that you really Bravo. care about, something that's really È interesting così. to you. The key is not to Cazzo, è kill a vero. conversation by saying something that is Però just le devi fare boring queste and shows cose, that you sennò don't have non anything le going puoi on in sapere. life. So turn it around and do this if you don't like your job. So do you always stop girls on Ti the capita street? spesso di fermare ragazze per strada? Sì, ogni giorno. Scendo apposta a quest'ora per fermare le ragazze in strada. Io scendo solo per quel motivo. Vado a prendere il caffè, mi fermo 2 secondi, poi vedo l'orario. Ok, è il momento di andare a fermare una ragazza per strada a casa. Sì, molto spesso. No, mai. Non spesso, però se mi piace qualcuno e sono single, perché no? Solo se mi accorgo che vogliono davvero essere scopate. È un po' esplicita, caro. Questo ci vorrebbe un bannino, ci metto una freccetta su. Che bello. Ma spesso, però se mi piace qualcuno e sono single, perché no? Bisogna essere sinceri, no? Tu sei single? Sei No, not single? often at all, but I think when I'm single, when I like the look of someone, I figure why not start a conversation? Because you never know what will happen. Yeah. Could become friends, could date, or just have a Che ne vuoi great sapere? interaction. Stiamo Why not, sotto right? giro, Definitely. This is the right choice because eh sì, actually it's è honest and it's onestà. disarmingly Raga, honest. So ci vuole it's going onestà, raga, to ci take vuole them back a onestà. little bit, but it's going to also show that you're telling the truth, that she Così. can trust you, and show that you're confident enough. To say that Se if non ti you're fidi, sei dealing una with stronza, some rubbish. So capito? it's the right choice. Well done. Un è onesto, tutti. Ascolta un minuto, perché non ci beviamo un caffè? No. Ascolta, devo vedermi con un amico, ma mi piacerebbe rivederti. Qual è il tuo numero? Dalle il tuo numero. Sai, vivo qui vicino a un appartamento solo per me. Allora, non devo fare lo stronzo. Non dovevo fare lo stronzo. Forse lo devo fare mo'. Non vorrei rubarle il tempo. Devo vedermi con un amico, ma mi piacerebbe rivederti. Guarda, secondo me è questo. Buttamola dopo. Listen, I need to meet some friends, but why don't you give me your number and we'll keep in touch and Yeah. find a time to meet? Sure, that'd be great. Mi darà il numero vero? Sì, ecco. You did pretty well. You didn't get the very best result, which meant that you made a few decisions that weren't quite ideal, but you did enough to get the Ma sei riuscito result a and move ottenere di forward. rivedere la Yeah, ragazza? Il so suo well numero, done. ben fatto. Yeah. Molto bene. That's correct. When you stop a girl on the street, you need to be directly in front of her and also leave enough Ah, queste space sono so that she can le slow. cose. Bene. Raga, R-Reaction, tranquilli, tutto a posto. Mamma, come romperà il ghiaccio. Aspetta, fammi fare proprio uno shout-out a Cem. Andatela a seguire, andiamoci a vedere la sua clip. Serve proprio il Sarebbe boost. proprio il boost. Chi sta Vai, giocando? fulmine. Rocket League. Fulmine, ci sono. Mamma mia, non ho mai fatto un cazzo di... Andate a seguire CM, come stai? Questo
Questo sabato sera si sta giocando a Rocket League. Allora, come romperai il ghiaccio? Chiedi loro se parlano di te. Se dicono di no, chiedi perché no. Ehi, parlate di me? No. E perché? Perché no? Dille che la conosci dai tempi della scuola. Chiedi loro se sanno cosa ti piace in una ragazza. La risposta sarà il tuo naggia a te. E poi glielo mostrerai. La risposta sarà il tuo viripillo e poi glielo mostrerai. Cioè, rendiamoci conto, capito? Arrivi in un locale, arrivi davanti a due tipe. Buonasera. Chiedi loro di aiutarti a scegliere un regalo per la tua amica. Ultimamente esci da dietro al divano. Secondo me la scelta più giusta o è questa del... Secondo me pure questa del... sono tentatissimo di fare questa scelta, però. Mi fate un regalo? Mi aiutate a scegliere un regalo per la mia amica? Maybe we should go for Hey another girls, place. sorry, excuse me. Can you Okay. help me with something really quickly? Yes, Okay. okay, good. Right, what it is Domani è il my compleanno friend della mia Jessica migliore is amica, che non she's esiste in realtà. single and she È loves una macchina, ma fashion guarda un and po', è proprio simile a te, beauty. all'amore. And oggi she loves fashion, so I want to get her Vorrei something, prenderle you know, like qualcosa. Che something to do, like jewelry or mi puoi whatever she might need, consigliare? you know. You want to buy her a Sì. pair? Yeah, I want to get her a Okay. present. She's just a Sono friend. un'amica, Yeah, però. I want to get her something really cool. She's a good friend. What do you Che think? ne pensate? Se potresti dargli un Maybe you can coupon, give una her a carta regalo. coupon, like a gift card to Di Zara. store, I don't like know. Zara or something. Yeah, Zara like Yeah, I don't Zara. know. Depends on what she likes. Yeah, she likes clothes and stuff. Yeah, so maybe the gift card would work for her. Era giusta? This is the kind of PUA Sì. opinion opener. Questa It's very molto good, but bene. it will often get you into a conversation. So Ti it's pretty porterà spesso good. ad una confessione, quindi è una buona It's pretty scelta. È much quasi una like garanzia di proven word. So successo. if you Quindi se hai have qualcosa questions del if she's genere, real, or if you want to o se use vuoi her usare quelle name suggerite in instead, questa yeah, then it clip, will actually avranno work really successo well al for bar. you. Sappiatelo. Ciao, devo fare un regalo alla mia amica. Ti assomiglia proprio tantissimo. Ringraziali per i consigli e chiedi il loro nome. Approfondisci l'argomento. Però sei al bar, già chiedi il nome. Sì, ma cazzo ti chiami? Approfondisci l'argomento. O fai la tattica del ti chiedo il nome dopo, o nel frattempo ti chiedo più cose, perché volevo sapere solo il nome, no? Ti voglio far vedere che sono interessato. Yeah, you know, she's a really good friend of Sei una mine. gran amica, Like, ci siamo conosciuti 3-4 I don't know, anni 3 4 fa. years ago. Non I always get some esiste, really non esiste. nice presents for my birthday. So, Like what? well, she's always so creative. She's Mi ha taken mandato a me fare to un corso di painting pittura una classes volta. Oh. one time, another Va a time fare una writing for pittura, a va. business Un'altra card volta ha fatto to stampare i school me bigliettini da to having a visita. kind Che of fun, brava. Che cool, like brava organized questa amica birthday immaginaria che in tu hai. life. And, you know, she's very Sta sempre a fashionista. fare She loves a lot of shopping, shopping sa and che things like that. esordio. So I know that it's like her favorite Forse è thing, so I vero. should definitely get Quindi her dovrei something sicuramente to comprare quella fashion moda dei and vestiti. Eh clothes sì, and è stuff. certo. And you know, I saw you E ti ho and she visto kind of lei, looked guarda un po', è un po' similar simile a colors to te. you, like kind of your hair color, but then kind of similar eyes to you and yours, So Nick. like a Yeah. mix of us? Yeah, something like that. So that's why I thought you Siamo might be the Anastasia. one to ask about it. So you think I should get her a Mi credete che voucher, dovrei right? vendere una carta regalo? Forse Maybe, pure potresti prendere un corso di possibly buy stile. her a workshop for like a styling Ah, something, you know? that's good. Yeah, Sta per partire la serie. yeah, yeah. Rimorchia con Amon il Thank sabato sera. Che you. ha fatto? Yeah, she look did. at this Yeah, one. I Sì, made it look much better, better 'cause because then then you you could could buy buy her her a a present. present. And then I could send Yeah. her. Quanto And costa? then Ma non she saprei could che buy me giorno è something if libera. it's like Forse a puoi good prendergli deal. uno generico e poi chiama lei in She base a could quanto è she could libera. put Stiamo me on comprando un the coupon spot. alla amica Yeah, that's immaginaria. good for Tera. her, you know? Well, And quickly. what? Do you know any website or Sapresti something? indicarmi un Like sito? Oh no. Google it. Dovresti Yeah, cercarlo su okay. Google. I Ok, lo can metto Google su as well. Google. Google's good. Did Can always we use Google. help you? Yeah, you've been very helpful. Yeah, Sì. thank you for that. Alright, no And problem. We just like non ci need to vediamo da have time tempo. E together. quindi dovremmo parlare, Yeah, for a giusto? long You time, get so. catching up and stuff. Yeah. Oh, mi Look, dispiace. I could take your number and then I'll text you to say whether she liked it or not, and then you know whether it was a good idea. I'm fine. Thank you. I No know you're offense very then. fine, so that's why we could keep in touch. What do you think?
No, I'm alright, thank you. Yeah, you're alright. Yeah. Now I have a boyfriend. Ah, ah. Okay, well, look, it was lovely to meet you. Yeah, it was. Ah, confidanzato. Another one. Aia, quindi lei c'ha il fidanzato. This kind of opener that you get off it. Ah. So don't stay on the subject, you should have transitioned out of there. Dovresti aver cambiato argomento, quindi ringrazia subito il nome, perché sei al bar. Great advice, thank you very much. No problem. I think she'll like that. Però oddio, è andata pure avanti la cosa. Mi nome è Richard. Grande Richard. That's a nice name. I am. Thank you. That's a good name too. I'm Richard. Ciao Richard. That's a nice name. I don't know. Yeah, it was like... Era un antico nome inglese, ne guardate reali. Ah, quindi devi buttare la cazzata. È giusto perché ho visto che hanno iniziato con questione sul regalo di venire restato solamente a 5 minuti, quindi fare, devi fare subito la transizione. Ha proprio studiato questa cosa. E il modo migliore di farlo è di presentarsi e dire solo un attimo. Come vi conoscete dalla scuola? Ah. Ah, aggressivo subito. Ma ci sono delle scelte saga che mi hanno fatto spaccare, capi? No, we studied different classes. Okay, let me guess. So I think that you studied. Tu hai studiato fashion. And I think you studied drama. E tu teatro. Exactly right. No, opposite. Ah, lei ha studiato teatro. No, I studied economics. Ah. Yeah, study business. Okay. No, it has nothing to do with drama and fashion. Not really. Not really. Ok. Fai un paragone col business che ha tra le gambe. Fare dei complimenti per aver scelto delle materie difficili. Dettagliatamente, descrivi il tipo di ragazza che ti piace, chiedili quali sono i suoi moduli preferiti. I moduli? Accusati di essere delle materialiste, di che il mondo sarebbe migliore senza soldi e inizi a cantare. Che cazzo sei di... Di che una cosa carina è molto più facile non avere la laurea in matematico scienze. Oh mio Dio. Accusati di essere delle materialiste di merda. Brutte schiave del marketing. Scusa, Cini, scusa. Mi risento dei tuoi occhi, hai visto? Ho paura di... Faccio un paragone col viso. Ma come cazzo si fa di una cosa di... Fare dei complimenti per aver scelto una materia. Però ti ho obbligato. I like that, you know, because a lot of people do, like, I don't know, business, economics. Me coglions. It's really nice. I like it. Yeah, but it's kind of a common thing to do in here. Yeah? I think so. What? So you think a lot of girls in this bar study No. Allora, vedi. I think they study Instagram. Oh, right. Maybe, yeah. I don't know. Wait, did you do well at university? Andavi bene all'università? Yeah, it was fine. Bello, grande. E tu invece, però? Niente. Noterai che ci vuole equilibrio tra la convalida, come per esempio dire ben fare lo scherzo o la sfida. Ok, sono d'accordo. Grande. Ma perché sa con due? Vabbè, non mi faccio domande. Quindi, che fanno due anni? 42 anni. Sembra... Non ho capito, c'ha 42 anni. No, non ho capito un cazzo. Ma lei ha 42 anni. Ma lei è bellissima. Sembra Jennifer Aniston. Mischiata da Avril Lavigne. È una cosa pazzesca. Non mi sto perdendo i dialoghi. Aspetta, mi sono distratto. L'ho visto un attimo meglio. Lo sai, dipende. Madonna mia. Non ho capito un cazzo di quello che si sono detti. È quello a cui piace dare buoni consigli. Ok, stanno parlando fra di loro. Ok. E chi è quella che dà consigli? Siamo ragazzi, abbiamo sempre problemi. Entrambe, ma credo lei di più. In pratica, se bella è tua, lei già fa... Basta con sto triso. Fai loro il test dei migliori amici. Vedi loro chi è il leader. Guarda la ragazza che ti piace negli occhi e dille che ha degli occhi belli. Wow.
Hai degli occhi bellissimi. Chiedi all'amica di lasciarvi soli per un po'. Mamma mia, sei uno squallidone. Che loro che... Faccio il test dei migliori amici. Test del cazzo, sì. Questi giochini del cazzo. No! No. Ma dove facci? What shampoo do you use? There we go. You don't even need to tell me. You've already passed the best friends test because best friends they communicate unconsciously. Ecco. So when you ask. Mamma mia, che super cazzola! Mamma mia, questo è da segnare proprio. Questo è da segnare proprio. Okay. Segnate, ragazzi. Alto livello. Vedi? Andiamo a fare il test della. Ok. This will work. It's a, you know, famous PUA routine. If you learn it, it's something you can go out and use in the bars, okay, and clubs. I've seen it work. Ma io sono d'accordo. Se la impari a usare quando esci, puoi usarla. È solo una routine. È un po', sai. Sì, dice, la usavi una cazzata. Cioè, facciamo il test del microfono condiviso. No. Sì. Che avete fatto prima di venire qui? Dove siete state? Un ristorante italiano? No. A fast food. Oh. Burgers e patatine. Ok. Sì. Chiedi loro cosa hai fatto. Scherza e di che è un po' incongruente. Di che anche tu non ti prendi cura del tuo aspetto fisico. Di loro che sei vegano e prova a No. Dille che per certi versi non va bene, ma è un bene che lei metta qualunque cosa in bocca. No. 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 No, no, non farlo, non farlo. No, ti prego, non farlo, non fatemelo fare. Ti prego, non fatemelo fare. Vai, oh, yeah. Chiedi loro cosa hai fatto. Come chiedi? Dici loro cosa hai fatto. Che significa chiedi loro cosa hai fatto? Oddio. Chi è stato? Grazie comunque, chiunque tu sia. Non ho idea di cosa sia successo. Che è successo? Non esce la carta. Ah, ecco. Ah, hai comprato 5 pa. Grazie, saga. No, ve lo esco, poi lo rientro. Allora, me lo faccio vedere. È qui dentro, raga, eccolo qua. Questo è il salsicciotto che ci appresteremo a mangiare questa sera, lo vedete? In tutto il suo splendore, ovviamente continua dentro. La visuale è questa, quindi è abbastanza considerevole, regà. No, regà, è brutto. Yeah, ok, vediamo che rispondono, secondo me ci mandano a fare in culo. Good in another way because it means you'd put anything in your mouth. Huh? So for example, wait, bear with me a second. So for example, you could, you know, eat a few burgers with ketchup and fries. You could eat a few chicken nuggets, or you could have 8 dicks with extra juice, or you could what? Have a pizza. You know, are basically you anything. With yeah. Yeah, because some girls are fussy. Like, no, I won't do that. And then you're like, do you think we're this kind of girls? Do I know that you're yes? Dai, non è così. Dai, non è così. Ma che cazzo si dì? È rude, è scortese. No, 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 non mi piace questa piega che stai prendendo.
No, smetta, la pizza di salva. Nudi ha letto che si mangia una pizza di salva, Gesù Cristo. È un incubo. No, io ti prego, io te lo devo far giocare sto gioco, saga. Vieni a vivere con me. Oh mio Dio, vieni a vivere con me. Vieni a vivere con me, calmati. Vieni a vivere con me. Mi piace quando mi parli. Basta, oh, calmati. Calmati, calmati, Gesù. Ma è schifo. Sta diventando un lumacone. No, a me piace questo Richard. Sì, se ne va. No, se ne possono solo andare. Ha preso una piega. È tutta colpa tua, sa camera. Ma prenditi le tue responsabilità. E se ne sono andate. E se ne sono andate. E mo? E mo? E mo? Dai, non si fa. Che cazzo, non si fa. È una cosa, mamma mia. Non si fa, yeah. Secondo me... Chiedi loro cosa hai fatto. Cioè, te lo devono di loro cosa hai fatto. No, dici che anche tu non ti prendi cura del tuo aspetto fisico. Scherza e di che è un po' incongruente. Secondo me sì, forse questo. Ma dai, ah. Dai, saga. Che schifo. Voi ragazzi ben vestiti andate a McDonald's. Vedi? La devi far ridere. Perché vi piacciono le schifezze? State depressi. This is perfect, you know, vedi? Something that is very safe to tease about. It's not their, you know, their favorite thing in life. It's something that they know they shouldn't do. Vedi? So it's a nice thing to tease a girl about. Concentrati sulla ragazza che ti piace, ignora la sua amica. Concentrati su entrambe allo stesso modo. Dai un po' più di attenzione alla ragazza che ti piace. Bisogna andare un attimo con i piedi di piombo. Io direi così. Mamma mia, perfetto. Trisam, 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 trisam. Ma io ti abbraccerei. Perfetto. Quanto mi piace quando dice perfect? Oh, sto giocando in blind, quindi... È tutto... Per la prima volta. Che cazzo gli ha detto? Mi piace ballare. No, non dire questa cosa di... Perché? I like to dance. Ah, dancing, yeah, yeah. Nice. Okay. What else? Che altro? Vado molto spesso in palestra. Cool. Bello. And how about you? Tu? Ah, io so che lei è fidanzato. Sarei un po' una merda se ci provassi con lei, eh? Stavo per dire, mi piace giocare col mio cane. Chiedile se... Ah, ma come cazzo fai? Ma brava. Cioè, però io mi devi, cioè, dai, me lo prego, mi devi. Ah, raga, che peccato. Ah, è un cane. E se è... È terribile. No, ma io non ho letto quell'altra cosa che sono sotto, aspetta. Di che è dolce che le persone che hanno gli animali sono in genere persone migliori. Questa è la... Dille che ti piacciono i combattimenti tra cani, no? Dille che... Ma guarda che bello! No, ma questi campi sono più belli di quando ci sono, di quando ci sono io? Guarda che roba! Non è possibile. Dai. Ma che roba? La perfezione.
Oddio. But that's interesting, actually, because I was reading this thing, like, what was it, in general psychology or something, and okay. It said that, pets, and especially dogs, and is it a boy or a girl? Or a dog? A boy. Ah, perfect. It said that people... Madonna, yeah. Cioè, le persone sono animali di sesso opposto, davvero li amano, e ti ho detto così, ok. Significa che sono delle persone molto premurose in generale nella vita, ok. È davvero interessante a dire il vero. L'idea è che conosci qualcuno e poi scopri che amano gli animali. E hanno un animale, questo significa che puoi fidarti di loro. E probabilmente sono delle brave persone. Eh sì. Eh sì. Ed è vero di lei? Oh, ok. Dai, ce ne siamo usciti bene, fate finta di non aver detto nulla prima. Ma che cazzo c'ha da ridere quella lì? Sto chiedendo dall'inizio della puntata. Ok, Ciniglia, grazie per la compagnia. Ok. Vabbè. Vedere di smettere di parlare tanto, parla sempre, fa sempre così. Ma non è vero, non sta parlando. Vedi. Grazie mille, ti mando un abbraccione. Madonna, è velenosa quella tipa. Quella a destra è una cazzara, tranquillo. Quella a sinistra è Jennifer Aniston mischiata a Avril Lavigne. Passa l'azione, toccale i muscoli. Toccale i muscoli. Chiedigli come si vedono tra 5 anni. Come si vedono? Vabbè. Okay, listen, girls, I've got a great question. Where do you see yourselves in 5 years? Oh, that's like a boring interview question. Like a job interview, right? Yeah, I feel like yeah. I'm in a job They normally ask that. Okay, I've got a much better question. Let me think. Where do you see yourself in 7 years? Do you think that's the right place and time? Talk about abbiamo sbagliato un po'. Vedo like tocca i muscoli. I guess not. Unless you want a job. You want a job with me? No. Okay. Cazzo. You girls are in pretty good shape, so I think you must do more than jogging. You do some sports. Well, sometimes I play squash, but not as often as I. Molto sad. Okay, I play a little bit. Però sei innamorato. What else? Che cazzo vuol dire? I used to play facevo basket al college. Ah, però. Yeah, it was a long time ago. It was a long time ago, infatti. Era molto tempo fa, bene, ma non più. Guardi la NBA? Prima mi piaceva da impazzire, ma un lavoro ora non ho tanto tempo libero, ok. Quindi non lo guardo più tanto spesso, va bene. Fai il test del campo di fragole. E che cazzo è il test del campo di fragole? Oh mamma mia, cos'è il test del campo di fragole? No, io lo voglio sentire solo. Raccontami questa storia. Ah, sì, dai. Yeah, I don't know. Yeah, well, who doesn't? Come on. I don't know, it's interesting. Of course it is. Yeah. Have you done this one called Strawberry Fields? Strawberry Fields. No. Boom, boom, boom. Try this right now with me, both of you, okay? Nothing is real. Close your eyes, it will help. So close your eyes. And you imagine... Chiudete gli occhi e immaginate di camminare in posti bellissimi. Poi... Sopra vedete un campo di fragole. E ditemi, ci sta un recinto intorno? È la bionda a destra. Mostratemi con la mano quanto è alto. Mettete giù le mani. E la prossima cosa, andate dentro. E volete mangiare le fragole? Eh sì, è finita, ma tu fatte due. Rispondi. As many as I can. Okay. Mangerei più non posso. E Ania, tu? Pure io. Un sacco di fragole. Amo le fragole. Avete mangiato tutte le fragole. E state andando via. E uno dice, avete mangiato tutte le fragole? Gli rispondete, il padrone. Mi dispiace. Che diresti tu? Ho fame. Va bene. Ok, dici che significa, interessante. Quindi la prima cosa è l'altezza del recinto. La vostra barriera sessuale. Quanto siete aperte, perché le fragole significano passione e cose simili per le donne. Quindi la vostra è così media, la tua era molto alta.
Una barriera enorme. E ciò significa in pratica è difficile fare sesso con te. Bam! Figa di legno. Sgamata. Eccola, ecco perché era avvelenata. Ciao, Kratlus. E poi avete detto di aver mangiato tutte le fragole del mondo. L'ultima cosa è quello che dite quando il contadino vi ferma. Bello. Segna. Se non ti vado ad impararlo è una cosa che funziona. È preparato, quindi non è ideale, però... In una situazione noiosa, è giusto che... abbastanza interessante, per esempio, dire che... sì. Che fate, ragazze? Ho un negozio di abbigliamento, bello. Bello. E tu? Ah, no? Peccato. Dille di assumere un'amica per farsi fare i vestiti. Chiedile qual è il lavoro dei suoi sogni. Prova ad accoppiarla con il tuo amico Karim, che potrebbe essere il suo sugar daddy. Karim. Abdul Jabbar, immagino. Proprio lui. Dille di assumere l'amica per farsi fare... Se già... dire di assumere l'amica, chiedere qual è il lavoro dei suoi sogni. Qual è il lavoro dei tuoi sogni? Per scelta. E tu cerchi qualcosa? Sì, cerco qualcosa che vada bene per me. Che lavoro vorresti fare? Vorrei aprire un negozio di fiori. Che bello. Lei ha tendenze suicide, lo so. E paghi per le tue consumazioni. Bene, bene. Sei indipendente, sì. Ci provo. Che bello. Bella risposta giocosa. Grazie, caro. Grazie, caro. Nice one. Siete belle ragazze. No, non... Non fumano. Però bevono. Sbevono. Sbevono. Pazzo però come guarda tipo a sinistra, eh? Ma come sa la guardiccia? Oh, zitti. Sakamurai 94 wants you to do ASMR for 1 minute. E chiedi se la ragazza che ti piace sta diventando una cosa por... Chiedile se c'è già la possibilità che tu possa portartela a letto dopo un paio di drink, bello. Non è vero, non è vero. Chiedi che... No, raga, io l'ultima funzione non la posso leggere. Ma che cazzo sto giocando, capì? Questo durante la conversazione, ma... ma ditemi un po'. Venite. Avvicinatevi, venite. Ma chi è più troia? Ma vedete... No, vabbè. Aspetta, chiedi se è una ragazza che ti piace. Una brava ragazza. Una brava ragazza. Non so perché, ma mi fido di te, sembri onesta. Ma ha fatto una guardata prima. Oh, alta, brava e intelligente. Ma che carino. È una buona amica. Che carino.
Invece di dire direttamente mi piace, te lo fai dire da un altro. Com'è? Cazzo, te ridi, la dire. È bene che siete stati onesti e me l'avete detto. A dire il vero, sono sincera. Ma mi sta guardando in un modo diverso. Voglio dirti che è un ragazzo. Ah, adesso lo sappiamo. È lei. Aia. Aia, ha fatto la faccia. Però ha fatto la faccia da cerbiatta, eh. Chiedere perché parla con te allora. Chiedere se lo sposerà. Chiedere se la soddisfa. Chiedere che secondo te si annoia con lui e che tu puoi offrire di scoparla un paio di volte la settimana. Amacio. Di che una ragazza non può mai avere troppi peni. Io sono allibito. Io sono allibito. Io c'è un attimo fermato, aspetta. Io mi dissocio completamente dall'ultimo. Madonna mia. Madonna. Perché parli con me allora? You got a boyfriend? Yeah. Why are you talking to me then? Why not? Perché no? Lo so, lui è a casa e tu sei un bar, sei una stronza, capito? Ma mi piacevi tu? Vabbè, carina, Jennifer Aniston. No, ci è rimasta male, Jennifer. The best course of action here, there is a better way to do it. You know, if she has a boyfriend, you have the choice of either. Sai, sei un ragazzo. Devi scegliere se andartene immediatamente. Infatti, forse devo rivolgere le tue attenzioni sull'altra. Puoi sempre fare qualcosa, non è la cosa migliore. Oh, chiedi se gli importerebbe che voi due parliate. Vattene perché è un fidanzato. Chiedi se è possibile che lui lo picchi. Gesù Cristo. Vattene perché è un fidanzato. Io me ne dovrei andare. Io non so, è merda. Mi spiace, zio. Andrew. No, io voglio bene. F è fortunato, io porto rispetto alle persone. Sì, sì. Sono un signore. Mettetevi in fila. Che c'è? Che ce l'hai solo tu? Ok. Yeah. È stato bello. Però per il gioco dobbiamo continuare. Maybe you could at least bring her into social circle because she's got lots of other attractive friends. Maybe you could have stuck in there for a bit. Non è una cosa bella da fare. Pull the old switcheroo and go for her friends. Non è una cosa. Non è una cosa proprio bella da fare. Però dobbiamo rimanere. Credo che devi dirgli che gli importerebbe. Well, look, ci dà da fastidio. Vedi. So, would you mind us talking? No. Direi che te ne dovresti andare, però. Un po' rompe il cazzo alle persone. Quindi non è molto geloso. Boh. Vabbè. Chiede di condividere le chiavi della stessa camera. Perché la Davide esce e dice a lui andrebbe bene vedermi parlare con te. Tipo il permesso di farlo? E lei sarà tentata a dire certo che posso, faccio quello che voglio. Per la nostra relazione va bene. È vero, posso parlare con altri uomini. Sicuramente non vorrei dire al dire il vero, non ho il permesso, non devo farlo perché mi controlla. Mi dice esattamente quello che devo fare, quindi buona scelta. Sì. Chiedi perché è una relazione normale così. Chiedi dei loro piani e se vivono insieme. Chiedi se si sono mai baciate e prova a farle baciare. Sfruttiamo l'alcol. Un gioco da bar. Saga, ci arrestano. Saga, tu non puoi sederti vicino a due ragazze che se stanno bevendo gli alcolici e dire oh raga, però chiedi se si sono mai baciato. E si scoprì che si piacciono. Tu devi andare oltre la realtà. E vabbè, ma io lo voglio giocare come lo gioco io.
Cioè, come una situazione in una, come una simulazione. A 100 punti, capito? Oh, però dai. Su, forza. Dai, 3 minuti di limonate. Forza, forza. Non ci dissocio per niente. Proviamo? L'avete voluto voi, eh. Okay, try this, io mi dissocio. Metti la mano sul mio ginocchio. Metti la mano qui sul ginocchio. Dire, che sta succedendo? Ragazzi, è tutta colpa vostra, eh? Io. And you can kiss her. No. Oh, come on, girls. No, that's too much, okay? No, raga. You're not a lesbian. No, we're you not. You look like a lesbian. Why? Sorry. No, we're siete not. Delle merde. 100% straight. Like you wear strap on and have sex with non you. Si fa. No, never happen. Tonight's tonight, would you say? No. No. Smettila. Once. Maybe, but not tonight. No. I can just sit in the cupboard and watch you guys. Mi siedo sulla mensola e vi guardo. No? No. She's finally spoken as to say no. Can you believe it? Alright, well look, you're just you're very nice girls. That's good. But you're also very boring. No, perché? That's alright. Maybe think about ma com'è? Tu dici che sei un bacio lesbico e te ne vai. E poi si baciano selvaggiamente. Dai, dai, sai, sai che secondo me cioè, che cazzo, hai capito? Yeah. Sei un animale, non devi dirlo ad alta voce. Ma io non lo so chi ha detto di dire queste cose, ma io non lo so. Io non lo so. Avete dei piani dopo? Su come continuare la serata? Ma io non lo so. Non avete piani? Non devi svegliarti perché sei al lavoro? Yeah. Ah, tu non devi svegliarti perché sei disoccupato. Tu invece vai a faticare. Bene. Non devo fare nulla, quindi posso stare in giro. Quindi puntiamo sull'altra. Però a me piaceva quella. Cazzo facciamo? Noi dobbiamo preoccuparci di dormire 8 ore. Bella cazzata. Io non ne ho bisogno. Ok. Benvenuto nella mia vita. È un passo importante. Gonna be later in the evening to take one or both of the girls and do something with them. Chiedi i numeri di entrambe. Di alla ragazza che ti piacerebbe portarla fuori e coinvolgere. Suggerisci di uscire tutti insieme e prenditi i numeri. Wow. I'm playing, bro. No, faccio così. Faccio leva su questa, no? Well, listen, we should definitely meet again sometime. Hang on, but let me check with Anya first, because, you know, she can say. What do you think? You think we would have a good time if we meet? And you trust me, right? You know I wouldn't, like, kill her or something. Yeah, maybe. Do you have planning plans on that? Nah, of course not. She trusts me, look. All right, so put your sure. number. Wait, okay. That's only 4 digits. Oh, no, you finished. All right, cool. Yeah, yeah, yeah. E io mi sono un attimo distratto. Here we go. Cool. Ma ce l'ha dato? Ce l'ha dato? Ce l'ha dato, ce l'ha dato. Parlano di te, ma dove ne vai? E vuoi che l'amica dica cosa bella di te. Dice, oh, che dici? Va bene. Ok, è stato bello parlare con voi, vi lascio. Divertitevi stasera. Bye bye. Ciao, bella. Sembra davvero una ragazza carina, eh? Forse dovresti uscirci. Yeah, cool. Molto cool. Madonna, eccellente. This is the kind of PUA opinion opener. Okay. It's very good in that it will often. Next one. Pure l'appuntamento con la tipo fidanzata. Toh. Oddio, che sta succedendo? Oh mio Dio. Sì. Sì. È inquietante così. Apri con un opener d'opinione su cosa comprare alla tua sorellina. Che cazzo sei? Apri in maniera non verbale. Apri in maniera non verbale cercando di attirare la sua attenzione. Cioè... sfiorale il fianco.
Attacca con un ballo sensuale. Apro in maniera non verbale. Ehi, scusa, cosa posso comprare a mia sorella? Secondo te va bene questo giocattolo? Ui, scusa, hai una caramella sfusa. Scusa. Ma che c'è la caramella sfusa per mia sorella? Potrebbe funzionare in alcuni dei peggiori locali di Napoli, sta cosa, però. Apro in maniera non verbale cercando di attirare la sua attenzione nel fianco. E poi diventa Michael Jackson. Ah, esatto. Colpissimo perfetto da parte mamma. Sogni le copertine, tu non vuoi studiare. Ma no, bellissimo. Apri in maniera non verbale cercando di attirare la sua attenzione. Secondo me è così. Gli fai gestacci. Wow, bella, vieni, vieni, vieni. Ti faccio sentire la presenza. Vuoi ballare con me? Dai, balla con me. Oh, sono stato educato, si fa In così. a noisy environment, you Si don't fa want to così, be raga. Oh, bella. confrontational, so Ti piace? starting È by questo attempting il to offend you gesto. non-verbally is the right choice. È quello il gesto, raga. E poi. Guarda là il nostro Richard. Ah, vedilo. Presentati brevemente e continua a ballare. Chiedere se vuole un drink. Balla. Chiedere con chi è venuta. Ehi, con chi sei? Mi presento. Vuoi bere? No, raga, non si porta. Bevi subito. Cazzo, che cazzo. Però secondo me andrà a finire la laurea. No, faccio questo. Ah, bella! I'm Richard. Sono ri son Riccardo. Nice to Ah, meet you. bella. Che fai di bello? E se balla? Ehi, ehi, ehi. That's it. You don't want to Sì. be spend too long Ciao, talking sono to me. It's a Richard. noisy È così, dancer, regà. so that's exactly it. Very quick, then È un out. passato da discoteca. Funzionano sempre così. Balla vicino a lei, allontanati in stile moonwalk. Hai visto che diventa Michael Jackson? Poi ci vuole il tatuaggio dell'angolo. Ma io ti adoro, Gradlus. Io ti adoro. Balla vicino a lei. Allontanati in stile moonwalk. Ah, è un po' pagliaccio. Chiedile cosa le piace fare nel tempo libero. Gli fai sentire la presenza. Però è brutto, ti avvicini e fai sentire la presenza. Oppure chiedile cosa le piace fare nel tempo. Che ti piace fare nel tempo libero? Mentre stai sciando? Questa cosa potrebbe non avermi dato l'idea per una nuova carta, infatti. Gli faccio sentire la presenza. Gli devi far sentire la presenza. Oh, dai, avvicinati, vieni, vieni. Vieni, vieni. Vedi? Amara. Gli devi far sentire la presenza. If you're just dancing kind of near her, then you know she could move away. So you want to escalate a Invece little tu bit crei with il your request. contattino. Suggerisci di bere qualcosa. Chiedere se vuole sedersi deve essere stanca di ballare coi tacchi. Prova a baciarlo. Ecco, se era Napoli, sì. Se era Napoli anni 90, no, anni 2000. Forse arrivava direttamente in pista. Chiedere se vuole sedersi deve essere stanca di ballare coi tacchi. È scillimone. No, bisogna prima sedersi. Oppure dai, vuoi bere qualcosa? Così torniamo a ballare. Ne apri qualcosa, no? Vici, vici, proviamo con Yeah, let's l'alcol. go get a drink. Vedi? Sei in discoteca. Poi gli offri qualcosa. Perfect, Occasione per because you're always parlare. waiting for the time on the dance floor to get off of there Portala because fuori dalla you know pista e there's only parlare so con lei. much you can do in that noisy, busy place. Ma And che the right time to cosa, leave is Saka? when the music changes and it's a lame track. E dai. Vedi tu, sbellacci. E la conosci.
Ma lei è bellissima però, mamma mia. C'ha degli occhi pazzeschi sta ragazza. Come mai sei in un locale e sei sobrio? Non dei pesci, anche dei pesci, ha degli occhi pazzeschi. Che schifo. Dei peli pazzeschi. Adesso ok, sono seduta. Ovviamente ti ho vista in pista, mi sei piaciuta. Ti ho vista anche nella prima nella zona fumatori. Ah, bene. Bacco da Bacco è Venere. Dille che ti piacciono le droghe. E tu che ti fumi? No, io mi sparo l'eroina in dovena, sorella. Oh, dille che è un brutto vizio e dovrebbe smettere. Dille che non è un problema, anche se... Se non fumi, dille che non ti piace fumare, ma è una sua scelta. E dille che ti piace... Dille che ti piacciono i Meshuggah. Allora, dille che non è un problema, anche se non fumi. Non è vero, io non fumo, non è un problema. Well, I don't smoke, but... That's all right. It's cool that you smoke. I mean, I've got lots of friends and I had ex-girlfriends that smoke, but you know, I don't do it. But I mean, maybe I could try one day. I might like it. Sì. You don't need to try, but thank you for your approval. Yeah, if you wanted to, even you're probably not allowed to here. But if you want to go for a cigarette, I'll come with you outside. So just. Ah sì, se vuoi fare che ti faccio compagnia pure se non fumo, non c'è problema. Sono un bravo ragazzo. Come on, dude. Is that what you really think? If it is, okay. But if it's not. Don't lie. Sì, dai. All the time or say, oh, that's okay. No, dai, ti dico, ti faccio compagnia se vuoi fumare. Però dai, ci sta. Quindi fumi e anche altri vizi. Credo sia l'unico. Se questo può definire un brutto vizio, non mi mangio le unghie o cose simili. Giochi d'azzardo? Pure quella è la parola. Oddio. Zialello 92 ha comprato one pack. Grazie zio. Sai però che esiste una parola del genere. Necro... Necro? Necrofilia? Eh? Perché stanno parlando di questa roba? Che cazzo è? Ah, oddio. Oddio. Rispondi onestamente. Dica non a nessuno dire che ti piace infliggere dolore agli altri. Mi piace infliggere dolore agli altri. Rispondi onestamente. No, non te ne andare, Saga. Niente troppo malvagio, ma dipende da come vedi le cose. A volte fumo. Ah! Aside from that, I don't know, sometimes I can be really harsh with people, a little bit impatient. Bene. Okay. Mettetela! 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 Ah, ovvio, ma cozza malissimo. Excellent. In this case, devo essere sincero, visto. Have some honesty and... You know, sometimes the honesty can be è vero, bisogna sempre dire la verità. Pure se la verità fa male, è la verità. Quindi sti cazzi. Quindi dimmi, hai delle buone abitudini di cose salutari? Ah, fai hiking? Fare scalate? Ah no, fammi fare passeggiate in montagna. Lei è il suo cane, le chiedo se... Le chiedo se... Sono persone normali. Hanno iniziato la mattina e poi sono arrivati in cima. Mamma mia, fa malissimo. Meno male che non hai fatto uscire l'altra. Invece pensare che lo farei sul Kilimanjaro. Mi porti tu? Sì. Tanti altri sport. Ho provato a scalare. Noi giochiamo sempre a squash e a tennis. Vabbè, ora vado solo in palestra due volte a settimana. Mi vuole portare le prasche solo alla montagna, che vivo. Va in palestra? Dille che non sembra che vada in palestra, abbiamo detto una cazzata?
Chiedere di cosa diavolo parla, visto che vai sempre in palestra. Dille che hai già troppe donne che ti corrono dietro. Il pacco da sei sarebbe troppo. No. Cioè, è troppo pure per me. Però io lo devo fotografare. Cioè, aspetta, io lo devo fotografare. Cioè, poesia. Ma che so birra? Stupendo. Stupendo. Ti adoro. Io non ho parole. Chiedi cosa diavolo, ma no, chiedi cosa puoi fare. Ricordati che devi Eh sì. morire. Com'è? Chiedi cosa puoi fare per sembrare più Ricordati che devi macio. morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, Non sembra mo però, non mi me lo occupo di richiedi. quello. C'è una cosa. Non mi preoccupare. Non hai dita nel No, ho culo, non sbagliato! hai. Smettetela. Really? Of course, no, you look fantastic, but just, you Sì, know, ma è the people vero, è un po' who have che. that kind of gym look and others the more like Like you. sitting kind of Yeah, like chilling you. look. Thank you. So we get on, we're perfect for each other then. Perhaps. La risposta è bene. Could be worse, but in these Ah sì. cases, you don't want to react too strongly. You don't want to get emotional, you don't want to get angry, you don't want to turn it back on her. You know, you want to roll with it in a cool way. So she's like, wow, this guy's confident. I'm Sì. trying to guess. I mean, when I look at you, I think you're kind of, I don't know. Mi devo pensare a fare I qualcosa con la don't know why musica. I think that, but what did you study at university? I actually studied dance. Ooh, Well, una I mean, ballerina. I did. Dance. Yeah. I didn't know they Non had sapevo that. che ci Yeah. fosse, Yeah. sapevo che ci fosse la Dance scuola di is something ballo. that you can study. There's music at the university too, Ah. in the art school. Scuola d'arte, But yeah, balletto, dance, jazz music. ballet, Bello. jazz, Hip hop. hip hop. Yeah, cool. A Justin lot of Timberlake, things. Usher. Yes, Yeah. exactly like that. Like we were here. Nice one. And so that was university, but what's your job now? Are you Balli per I vivere? actually own a dance Una studio. scuola di ballo? Ma coglioni. Ovviamente fai corsi per strip. Capisci e fa le complimenti. Fai ulteriori domande per avere maggiori informazioni. Per avere maggiori informazioni, fare clic qui. Che Dance school, that's tipo cool. di So ballo? what types of dance do you Ok. have? You have like Salsa salsa, tango. tango. No, No, it's è more per like bambini beginner piccoli. Che hour, like bello. beginner's Non sa ballet. so classe per And how long principianti. are Che classes bello. normally? They're about an hour every week. Una Yeah, settimana. and you you teach pull. them yourself, or it's your Tra la tua school? scuola, Yeah, ci sai, sei tu and l'insegnante. other people teach sometimes, or No, we have I have an assistant who's just kind of there to help because there's so many Okay. kids. How long have you had your school? About 2 years. That's good, and it's going well, yeah? Yeah, it's going very well. We do recitals, it's fun. How many people in a class normally, About children? 10. That's not bad, so quite Yeah, busy. it is busy. A couple classes a week, 2 or 3 classes a week. Okay. You could have been so much more interested in here. It's a very rich subject to talk about. There is a lot of passion and emotion attached to it, but you asked a couple of boring questions and it can easily die out now. No, 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 no. Ho I just noticed you got appena notato che ha dei tattoos. tatuaggi. Finge di leggere e dice che vede che lei piace fare sesso con più uomini contemporaneamente. Ma che cazzo di risposta è? Ma c'è adesso sembra cazzato. Sì, l'idea di base al This is tatuaggio. interesting. You've got like coordinates here. Yeah. What's that? Is something special there? It is. I Sei went to Iceland stata in Islanda e and queste so we sono le have my favorite coordinate. waterfall from the trip. Oh, like the And most beautiful place ah. La or something. Yes, and the catena mountain range montuosa è is l'Esian. La the first mountain range prima catena in the montuosa che Roman abbiamo Empire. attraversato. So very special. So the idea is that you had an amazing time and you just look at it and you. Yeah, È we've been stata l'avventura adventuring della mia online vita, che so bello. I've wanted it forever. Nice, I get it. Cool. Che Asked about carino. that, but it makes perfect sense. Yeah, it's strange. Cool. Sei innamorata di Someone più? has Un an interesting tatuaggio story too. Usually at interessante. In school, genere you una know, storia they're dietro, è going to vero. be used to telling the story, but then by handling it in the right way, you'll still make them feel good Riscattata and have a autista dove story ci to finish. porta? So I think that's probably enough about me. Credo che basti parlare di What me. about you? Cosa fai? It's kind of
Aspetta, mo vi porto qualche parte. Non sono un commercialista, nemmeno io. Io faccio lo streamer su Twitch. Quindi sono un Twitcher professionista. Su diversi tipi, consigli di salute, cose del genere. E faccio soldi con la pubblicità. Non è vero, assolutamente. Sai quando sono fastidiose le pubblicità su Twitch? Vi porto a conoscere i faccio Metal Zone, quella roba lì, capisci? Faccio cose. C'è Zio Lello, c'è Sakamurai. Aspetta, io mi devo fermare un attimo. Aspetta. Mi ha detto che sono gay? Cioè, ha sentito bene, raga, stai fermi. fermi. No, non lo so, ne ho un sacco di fidanzate. Dille sì, mi hai scoperto, sono gay e la tucchi. Sì, sono gay e la tucchi. Quindi sei omofobica, non è bello? No, sono etero. Chiedere cosa fare per sembrare meno gay. Arrabbiati per mostrarle che non è cool e dille che ti senti offeso. Cosa posso fare? Allora dimmelo tu che cosa posso fare per sembrare meno gay, brutta stronza. Sei serio? I look gay? I mean, not super, like, it's strange, isn't it? No, I meant it sort of as a compliment. You're just very neatly groomed. I had to make sure that you were straight. Well, what should I do? Like, let's say I can change something to so you would say. Non pensarti lontanamente. I mean, I'm not sitting here with. Could be a little more unkempt. Let the beard go wild. Ooh. Wear some plaid. Una camicia a quadri. Fa molto etero. Possiamo andare a fare shopping. Le camicie a quadri. Fanno cagare le camicie a quadri. E questa è una camicia bella, seria. Questa è una camicia bella, seria. No, le camicie a quadri del cazzo. Mi sono appena ricordato una cosa di riguardo. Una cosa che riguarda il 2024. Ma non la dico. Madonna. Non va bene. Ma no. Che fai? Mi dice che mi sento offeso. Non lo sono. What? Ma perché no, sta B? I'm not gay. I've had lots of girlfriends. Many. Many? Yeah. Are you a player? Well, I'm more closer to being a player than to being a gay. Definitely more women than men. Zero, ovviamente. Sono etero. Yeah, I mean, more. Sono etero, zio. Ma che stai mettendo alla prova la mia mascolinità? Ma è certo una cosa da vantarsi. Ad ogni piesta spinto, potresti senza dirlo avere molte ragazze. Ma non dire alla ragazza che ne hai molte. E come la fai a sbagliare? Sei sicura di te? E sappi che non hai bisogno di dire in giro. Magari dicendo molte e molte ragazze. Non dirlo. Ok. You know when you date guys or meet guys, I assume you do something. Che ti capiti qualche po'. Is it usually in clubs? Because for me it's definitely not. No, I try not to. Cerco di non farlo capitare. No, it doesn't always seem like the most honest environment to meet someone. Yeah. Well, maggior parte delle persone quando sono nei locali cercano qualcosa di poco serio. È una cosa generale, semplicemente vogliono divertirsi con gli amici. Quindi cerco di non farlo capitare. Ma non siamo ubriachi. Siamo usciti a trovare questo posto appartato per chiacchierare. Noi vediamo come la solita cosa da locale. Aspetta. Io credo che stia succedendo quello che ho detto. Allora, aspetta. No, Kratlus, no, ti prego. Se vogliamo farlo in modo serio, secondo me ho fatto. Spassa i capelli indietro e dire che ha delle belle orecchie. Guardare la bocca mentre parla.
Direi che ti fa eccitare e che vuoi baciare. Che sta di cosa. Palpare il sedere. Ma cosa cazzo sto leggendo? Cosa cazzo sto leggendo? Spostare i capelli indietro e dire che ha delle belle orecchie. Guardare la bocca. La cosa bella, a me piace farlo. Io di solito lo faccio quando mi interessa una ragazza, sincero. It's not too personal, right? But where did you meet your last boyfriend? Dance, the university. We were partners, so by default, I guess we got very close. Se ne è accorta. So we were partners, so it was just kind of natural, I guess. Sta cominciando a mordere le labbra, vedi? Vedi, è andata un attimo in ansia. This is a great one. È grandiosa sta cosa. You know, you did it in the game. You can try it in real life as well. It works because you're bringing in that sexual element, but in a very smooth way. You know? Sì, è il modo più delicato secondo me per farlo, raga. Cazzo, sono un cazzo di gentiluomo. Non te l'ho chiesto, ma che studiavi al college? Ad essere sincero, non sono andato all'università, mi piaceva molto la scuola. Quando ero piccolo ero intelligente, ma poi mi prendevano tutti in giro e mi dicevano che ero brutto. Sei brutto. Odiavo che tutti mi prendessero in giro. Ero infelice, ma adesso è ok. Sei molto bello ora. Ah, grazie. E tu hai degli occhi bellissimi. No, non lo sono. Tu sei bellissima, la ragazza più bella che abbia mai visto. Non è ancora vista il meglio. Vabbè. Bello da parte tua dirlo, non si dice? Dimmi qualcosa che non so, è proprio da squallidissimo. È la cosa più bella di cambiare. Grazie, anche tu hai degli occhi bellissimi. Oh, thank you. And I was gonna say you have really beautiful eyes. Thank you. È vero. I hear that a lot, but it's true. Yeah, maybe, but thank you. It's nice. Not good, because she actually made the first move. She's given you a compliment. That's brilliant. You want to keep that dynamic going as long as possible, where you just say thank you and you stay polite, and she just keeps saying nice things about you, hoping ecco. That she's going to get your approval back. It makes her think about you when you're not together. It makes her work harder. Hai capito? All kinds of things. So you want to keep that dynamic, and you messed up. So. Let's have a drink. Cheers, by the way. Cheers. Nice to meet you. I know we haven't been talking for long, but to me it's going pretty well so far, so I'm happy I came and talked to you. Me too. Che cosa? Chiedere di andarvene, di andare a casa tua, chiedere se hai mai fatto l'amore nel guardaroba di un locale. Calmati un po' e parla di cose mondane. Chiedere se vede qualcuno. Ma ti vedi con qualcuno? By the way, I appreciate the offer. Sei una zoccolona? Yeah, we should have talked about that, I guess. Yeah, why? Got something to tell me? No, I'm not. Oh, okay. That's good. I am actually, I'm married. Really? No, I'm joking. No, I'm single as well. Oh, cool. Good. Okay, that's great. Yeah. I hope so. You didn't need to ask her that, did you? You know, much better to keep it unspoken and assume that if she's going with it, she likes you. She's not, she doesn't, right? Eh vabbè. Chiedi se conosci di andare a un after party. I tuoi amici vengono e lei può portare le amiche. Dire che conosce un posto con buona musica e buon vino, ossia a casa tua. Chiedere se vuole venire a casa tua. Chiedere di andare a mangiare qualcosa a casa tua. In ogni caso, a casa mia. I don't know what you think about this place, but the music's kind of whatever, not so good. And drinks not so good either. But right. I know somewhere with really good music and nice drinks as well. Maybe not come with you tonight, but give you my number. See you again. Okay, cool. I'll probably get going soon anyway, but give you my phone. Put your number in there. Però il numero ce l'ho. And I don't know, meet in a few days or something. Yeah, that would be nice. You don't want to make the invitation to your house explicit, you want to make it implicit. Dai. So she can agree to it. Esatto, perché non sono una puttana, capisci? Non sono una puttana.
In a noisy environment, you don't want to be too conversational, so starting me la tiro by un catching po'. Her attention non-verbally me la tiro is un the right po'. Choice. Non sono una puttana. Oddio. Ah. Salve. Next one. Perché c'è scritto là dietro burrata? Bravo Giovanni. Bravo Giovanni, bravo Giovanni. Il problema è che abbiamo pensato la stessa cosa. Chiedi se qualcuno sta usando la sedia e siedi con lei. Resta alzato e chiedi cosa legge. Chiedi un consiglio su cosa comprare alla tua amica, che palle. Accusa di far finta di leggere mentre in realtà sta cercando uomini, c'è una troia. Dille che hai letto il libro e che muore alla fine. Ma che cazzino. Chiedi se qualcuno sta usando la sedia e siediti con lei. Ehi, qualcuno sta usando la sedia? Ciao bella, che leggi? Hi. Ciao bella, c'è una spilletta. Cool. What you reading there? Kafka. Kafka. Sembra una pubblicità. Ah, siamo in un'enoteca. Italiana. Yeah. Mi parli di Kafka. Yeah. What does that mean? I'm not even really sure. I think it has to do with philosophy. Classical. Interesting. Anyway, nice to Scusa, c'è una spilletta. My name's Richard, by the way. Brenna. Nice to meet you. Ciao Brenna. This is not great, not so engaging, and you're kind of looming over her. Minchia. Minchia. Mi posso fermare? Ti dà fastidio se mi fermi? So do you mind if I join you for a few minutes? Go ahead. Cool. So I'm Richard, by the way. I'm Brenna. Nice to meet you. Nice to meet you. It's very important to sit down when you're talking to someone that is sitting down. Otherwise you're just standing there looming over them looking weird. So well done for choosing that is the right option. Ok, grazie. Scopri qualcosa di lei. Usa un libro per metterti in mostra. Dille che ha dei bei capelli e chiedile di venire a casa tua. Io, ma tu hai una malattia. Chiedile se viene qui spesso. Scopri qualcosa di lei. Vieni qui spesso? Che fai nella vita? Queste sono le due domande da mettere. Che mette... Oppure... Che ti metti in mostra? Ah, guarda. Guarda il mio libro, com'è bello. Guardate, guarda il mio libro. Va bene, proviamo in Irlanda. Sì, sì, queste cose le devo provare assolutamente in Irlanda. No. I mean, I think... C'è da imparare, ci sono altri sei capitoli, cazzo. È lunghissimo sto gioco. Abbiamo 8 ore di rimorchio da fare, cazzo. Io lo adoro sto gioco. Beh, se ci vai parleremo di Kafka. Ti piace fiction o non fiction? Fiction. Genere americano del 20° secolo. Bello, Mark Twain. Un po' Salinger. Un giorno in cui nessun maiale morirà. Cioè quando tutti saranno vegetariani o musulmani, no. I won't spoil it, but you're on the right track. Oh yeah? Nice one. Yeah, what do you read? I read a lot of different stuff, so I like business, biography, psychology, philosophy too, and I like old English classics and Russian classics. Russian classics, such as? Tolstoy, Dostoevsky, you like Tolstoy? All the usual stuff. Yeah, that's... he's a great writer. Mm-hmm. And obviously in translation maybe it's yeah. Queste sono tecniche importanti, raga, da provare. Bulgakov. Yeah, Master Margarita and stuff. Yeah. Yeah, cool. Yeah, I like Russian lit. Nice one. Bello. That's ti piace la letteratura russa? Yeah, I guess so we do. Correct. Corretto, focalizziamoci sulla conversazione il più possibile. Sì. Come riesci a essere libera a metà
mattinata di giovedì. È un lavoro, ma dal computer, quindi sto... ok. Con internet in America. Quindi in Europa devo aspettare che si sveglino. Ah, lui c'ha il problema opposto, giustamente. Quindi sono abbastanza libero. That's nice. So that's cool. And how about you? How come you're not at... Come mai non sei al lavoro? Firma anche tu la petizione per fare portare questo gioco a Sakamurai 94. Io sono d'accordo. KK. Ah, lo deve continuare a lui. Lo faccio continuare a lui. Indovina che lei insegna educazione sessuale. Di che non sei andato all'università, che consigli l'università è una perdita di tempo, no? Scopri se le piace il suo lavoro o lo fa solo per soldi. Questo. Firma, firma. Che ti piace, che ti piace? No, I really do like what I do. Great, you feel like you're making a difference in people's lives and all of this? I actually do. Essere sincero, credo che quello che faccio sia importante, no? CDN è giusto. Bravo. The information I convey will be valuable to these people and... Spammate, spammate. Potrebbe essere vero perché ricordo ancora la mia insegnante della scuola elementare. Ma non ti piacciono di più? Ecco. È vero, una buona insegnante può cambiare l'intero corso della vita di una persona. Verissimo. Ah, ok, ok. Tu sei una buona insegnante? Piace ai tuoi studenti? Che domandina. Molto raro, la maggioranza delle persone lavora solo per soldi e poi si lamentano. E odiano il loro lavoro, quindi è bello conoscere persone come te. A cui piace quello che fanno e credo mi fa la differenza. Assolutamente così, è così, raga. Perfetto. È una bella domanda da fare a chiunque. Mi hai fatto bene a scegliere, sì. Grazie. E l'opzione porta sempre a conversazioni interessanti. She's not, and she can tell you something else that she's passionate about. And what's your subject? Che insegni? Cultura americana. What does that entail? Che significa? E tu non sei bionda, però, Sakamura. Per esempio, abbiamo iniziato con una panoramica dei valori americani. Bello. Come la libertà, o cose simili. Quello è altro. Per esempio, è interessante il modo in cui gli americani si rapportano al futuro. È come se sentissimo in un certo senso di poter controllare il futuro, infatti. No. Gli americani pensano di poter controllare il proprio destino, sì. Chiedi di cosa si tratta, suggerisci che si tratta di inventare donuts e burger. Sfidala così che lei ti spiegherà perché è importante. Falla sentire orgogliosa del suo lavoro. Fala sentire questo adesso. Forse devo sfidarla, mi devi dire perché spiega, devo essere un po' più aggressivo. Perché cultura americana? Infatti. Perché ce la vede? Look back through history and yes, maybe ours isn't as long, but to say that long. But to say that ma dire che non hanno una cultura che non esiste, come dire che la cultura occidentale non ha avuto alcuna influenza anche sull'Europa dell'Est. Questo è vero, però, bello questo punto di vista. Vai, filosofia con Ready Action TV. Stasera ha un sacco di spunti, cazzo. Non importa che sono gli artisti o gli autori, è importante che abbiano la propria prospettiva, infatti, è vero, è quello. Sì. Sono pienamente d'accordo. Hai bisogno di sapere come si svolge la vita di un manager. Sennò come cazzo fai a interfacciarti con uno che magari fa il manager in Cina, vedi? Esatto, proprio quello è l'esempio. Ma perché ci stiamo trovando a parlare di sta roba? Vabbè. Sì, capi? Io perciò sto adesso leggendo. Ti piace storia, arte, eccetera? No. È abbastanza utile a dire vero, cultura americana moderna. È leader mondiale.
Se puoi sfidare qualcuno, facendo in modo che debba dare dimostrazione di sé a te per avere la tua approvazione, ha un potere psicologico non indifferente. È la giusta opzione. Mi piace molto il mio lavoro, ma c'è una cosa, una piccola cosa molto frustrante. Stavo per dire una cosa terribile, meno male che mi sono fermato. Spero che non torni. Dirle che deve essere scioccante, suggerisci di chiedere una maggiore flessibilità circa le cose da stampare. E io non ho capito un cazzo di quello che ha detto. Ma fatto! Ma fatto! Io non ho sentito un cazzo di quello che ha detto. Ah, è stato bellissimo. E mo? Oddio, che situazione di merda. E mo? Dire che deve essere scioccante suggerisci di chiedere una maggiore flessibilità circa le cose da stampare. E ciao Tifis. Ma quanto sei bello, bentornato Tifi. Ma no, io mi so distratto. E mo? Dile che deve essere scocciante, suggerisci di chiedere una maggiore fiducia. Sarà questo. Dile che sei una collega che non le piace, può sempre ignorarlo. Una di queste due è sbagliato. Oh mio Dio. E mo qual è? Che faccio, buttare la monetina? Erano le cose da stampare, ora no, era la mia. Madonna mia, che figura di merda stiamo per fa. Che figura di me stiamo per fa. Tifi, sto giocando. Oh, ho pensato una cosa proprio brutta, fra l'altro. Era identica a una persona che, insomma, e quindi mi ha proprio sciolto, mi ha proprio fulminato. Eh sì, io mi sono distratto, questa parlava, mi sorride con una faccia enigmatica. Io ma che cazzo le dico? Sto giocando a Super Seducer, un simulatore di appunto di dating, di uscite di coppia, eccetera, eccetera. Ti metti in varie situazioni e tu scegli. Ma io faccio finta che così non avrò mai parlato di cose da stampare, se non dice, vabbè, senti piare. Well, look, I mean, we all have these problems at work, and if you've got this colleague that you don't like, then you can just ignore them or, I don't know, deal with it somehow. Ha sbagliato, cazzo. A colleague? Yeah, you had problems at work or something, right? About printing. Ah, printing, well that's... Devo sapere. Yeah, got it. So, Maybe just use the screen instead of printing or something like that. iPads, get them to bring their iPads. Non è andato un granché bene. Sì, ha fatto un bel casino. Questa cosa da stampare. Well, that's bad, so I guess you don't have enough like papers for the students and stuff, yeah? Yeah, that's part of it. I guess you can ask for more allowance or get them to share, but yeah, it's annoying. Ciao Druk! Well done, you went this time. Intanto che faccio queste cose qui. Vedete che quel cazzo non ero distratto. Andate a seguire Druk. Well done for paying attention and getting the right response. Intanto, dimmi che fare di bello. Ah sì, tranquillo, mi risparmio un po' d'acqua. Lei ama i cani e viaggiare nel frattempo. Dai. Dai, Tifis. Ho viaggiato abbastanza negli ultimi anni speciali. Sto giocando a Super Seducer, Druk. Dove sei stata? In Europa, a Praga. Russia, Ucraina, Polonia, ovunque è stato.
Latvia. Nice. All of Eastern roba dell'est, ex USSR. Yes. Nice. And tell me, what's the qual è il posto più bello per te? Se dovessi dare un consiglio. Bambola, col fisico perfetto da parte mamma. Sogni le copertine, tu non vuoi studiare. I can't do it justice with words, but it's wonderful. Ok. Lei ha detto che il posto migliore per andare per lei è il Grand Canyon in America, che è un posto secondo me magico. Prima o poi ci dovrà andare nella mia vita. Raccontagli le tue esperienze nel Grand Canyon. Dille che non ci sei mai stato, ma ti piacerebbe andarci. Dille che è noioso lì e che non hanno neanche il wifi. Chiedimi nello specifico cosa le è piaciuto particolarmente. Dille che il tuo viaggio preferito è stato in Thailandia. E raccontagli nei dettagli le esperienze sessuali avute lì. Notte bianca, notte bianca, notte bianca, notte bianca, notte bianca. È lì, cazzo, sei notte bianca, mamma mia, dai, notte bianca. Facciamo finta che non abbiamo detto nulla, ok? Mi chiedi cosa ti è piaciuto, raccontami. Dimmi cosa è piaciuto a te. Credo di esserci stato in un momento particolare della mia vita. Veronica Castaldi. Sono Veronica Castaldi. No, non è lei, Veronica Castaldi è russa. Ok. Quindi se sono in America sono nei pressi del Grand Canyon. Immagino non ci sia nulla nei pressi. You're in Phoenix. Yeah, Phoenix, Arizona. Then we could go. Okay. Be nice. Yeah. Ci andiamo insieme? Ma come ci andiamo insieme? Exactly quella right. Giusta. When someone can talk about something passionately, you want to give them a chance to do that, not cut them off, talk about yourself, ask boring questions. Just give them a chance to open up. This is the perfect subject to connect on. Sì. Sto d'accordo. Oh, should I say that? Dovrei dire così? I've run out of things to say. Stiamo ragionando? Guardala negli occhi e aspetta che ti parli. Distogli lo sguardo e guardati intorno mentre trovi qualcosa da dire. Dille che odi silenzi imbarazzanti. Mi dispiace. Il silenzio imbarazzante a me dà fastidio. The good thing is that's only because we don't know each other too well, so we won't have any when we're great friends, right? Yeah, hopefully. Yeah. Carino. This is not an absolute. Non è una regola assoluta, ma è così. Devi interrompere il silenzio, dimmi da un po' fastidio. Che ti piace fare? Mi è sempre piaciuto giocare a pallavolo. Questa è una cosa che cerco di fare appena una possibilità. Però. Era proprio la C. I will, yeah. Beach volley. Yeah. È bravo. Puoi battere saltando. È proprio così che bisognerebbe dirlo. Un bel hobby. E che altro fai? La cosa che faccio di più è studiare russo. Ah, tu sei una spia russa. Dimmi che è una cosa stupida, cioè che Putin è un diavolo. Io mi dissocio io mi dissocio da questa frase. In questo momento. Fale i complimenti per aver scelto di imparare una lingua così difficile. Di terribile lingua a scuola. Mettiti in mostra parlando delle lingue che parli. Fai complimenti, però è una lingua difficile. Russian? Ah, you know I meet loads of people who speak what, French, English, ma non è russo, è tosto. But Russian is really rare to meet someone who speaks Russian. Спасибо, товарищ. How come you chose that? I don't really have a good reason. When I was in high school, I had the opportunity to do... Io so solo brutte parole. My choices were France, in russo, lo sai? Oltre spasiba tovarish. I went to Russia and then I just never quit. I actually like that you chose something tough and that you stuck with it. And you know, like I said, most people take the easy options all the time. So it's interesting and cool that you did that. Thank you. Okay.
Sei bravo. Bene, sai quando una ragazza ha il talento, qualcosa di cui andare fiero. Non prenderla troppo in giro su questa cosa. Digli che ha fatto bene e che rispetti questa cosa. Dire perché e spiegare perché. Perché deve scoprire perché l'ha fatto, perché era interessato. È vero, è così. Perché ha speso così tanto tempo? È vero. Ho notato che un accento, dispiace che ti vedo da Poggio Marino. Non è vero, io vengo da Poggio Marino. Sono nato a Castellammare. Viveva a sud di Striano. Era un accento forte lì. Guarda che accento. Visto che ho mangiato tanto, ho perso il mio accento. Ti piace il mio accento britannico? Dille che le ragazze impazziscono per il tuo accento britannico e che proprio grazie ad esso ti scupi un sacco di dolce. Cioè, sta cominciando a diventare un porno. Raccontale di cosa pensano gli stranieri sugli inglesi e chiedi come si comportano con lei che è americana. Facciamo così. Vediamo un po'. Ti piace? La maggior parte dicono sia uno schifo. Sexy. Abbiamo davvero una buona reputazione. In alcuni posti della Spagna dove gli inglesi vanno a far festa, come gli hooligans, che vanno per ubriacarsi, la nostra reputazione non è il massimo. Com'è essere americani e viaggiare? Dipende da dove sei. Questa è una bella domanda. Questa è proprio una bella domanda. Hanno uno stereotipo negativo degli Stati Uniti d'America, ma non lo so. Credo che molte persone cerchino, provino a concentrarsi su di te come persona. Bello. Non esiste davvero razzismo nei nostri confronti. Sì. È la scelta giusta. No, porta una bella conversazione, non è che la devi supportare. Dille che ti piace e che vorresti rivederla. Dire che la trovi davvero bella e che vuoi invitarla ad uscire. Chiedere cosa le piace fare nel tempo libero. Che ti piace fare nel tempo libero? What do you like to do in, I don't know, for fun, like in the evening, because you study Russian and whatever. Che fai? Do you drink, dance, anything else? Dimmi che fai, che lo andiamo a fare insieme. Yeah, mm-hmm. At the same time. When the mood strikes, yeah. Very cool. Yeah, I like going out. A me piace uscire, vabbè. Cocktail bar. Fumi lo shisha? Hookah. Hookah, yeah, sì. Hookah, you call it in America, right? Yeah, I have from time to time. I'm not a huge fan, but I quite like it. They say it's really unhealthy. È bello, Luca. Io ce l'ho giù. But you don't cough after it, so therefore it's healthy? Yeah. So we need to do bello. Specialmente con i tabacchi aromatizzati a frutta, sono un capolavoro. Cocktails and then dancing. Oh, maybe. When you want to transition to seeing someone again, it's very good to build up a picture of the kind of things that they do, the way they spend esatto. Because you might find che non puoi dire mi piaci, devi capire che cazzo fa, perché magari non fai le stesse cose e quindi non sei compatibile, no? And then it makes it very easy to then go on and suggest the date from there and take the number. Devi fare un attimo questa domanda. Che fai, Davide? Yeah. Vai pallavolo, fai un sacco di roba. No, ma non è quello. Non è quello, non è solo quello. Andiamo a pescare. A lui piace sempre fare hiking, non ho capito perché, però vabbè. Era pensato la stessa cosa pure io, Gradus. Ma fanno tutte hiking, che cazzo? Se fanno tutte a un frattà. Chiedi che piani ha per la prossima settimana. Toccare il viso, wow. Chiedi che tipo di uomo le piace. Qual è il test psicologico del cubo? Questo è sapo sessuale, io mo glielo faccio il test psicologico del cubo. Vedi? Have you ever done this psychology test called the cube? It's really interesting. Te lo faccio io, fatte fuori il gioco. Dura un minuto e dopo ti saprò dire tutto circa la tua personalità. Ok, chiudi gli occhi. Immagina di essere in alcuni posti. C'è un paesaggio. E in quel paesaggio ci sono dei cubi.
Descrivi come ti appare il cubo. Ok, è silver. Yeah. Argentato e sospeso. Piccolo come un dado. Vicino al cubo ci sta una scala. Puoi descrivere la scala? È verde. No. È una scala a due. Quanto è grande? Tre volte una persona. Bello. In questa scena vedo anche un cavallo. Qualcuno ha detto cavallo? E com'è? Sta pascolando. È un quadro. È molto sano. È un cavallo di Godri. Un palafrino. È vicino al cubo? 30 piedi. È vicino al cubo? Sì. A 30 piedi dal cubo, il cavallo. Palafrino. Cavallo di Godri. Ci sono dei fiori, un di Godri cavallo. Dimmi dei fiori di Godri. Dimmi dei fiori cavallo. Sono vicini al cavallo. Il cavallo li sta mangiando e dice di Godri. Interessante. Interessantissimo. Un'ultima cosa, c'è un temporale. Io di Godri. Dove? In lontananza vicino alle montagne. Maronna. Apri gli occhi. Quindi questo mi spiega il tuo carattere. Il cubo rappresenta come ti vedi, quindi tu ti vedi piccolo. È un grande ego. Cioè, se è più grande tu hai un grande ego. Se è piccolo significa che sei umile. Ma è in argento. E questo vuol dire che hai una certa sicurezza in te stesso. E pensi di avere qualcosa di speciale e splendente. E questo è bene, bello. La scala rappresenta le tue ambizioni. E infatti sono più grandi del cubo. E non sotto. Quindi hai delle grandi ambizioni. Il cavallo rappresenta il tuo uomo. Quindi è positivo che sia in salute. E che sia bello e che sia vicino. Non è lontano e ciò significa non è l'orizzonte o cose del genere. E i fiori rappresentano i bambini che avrai. È bene che il papà sia loro vicino. Che non sia un papà assente. Ma è un po' strano che li stia mangiando. Non so che pensare di questo. Vabbè. Anche il punto finale è positivo. Significa che hai una disposizione solare perché i tuoi problemi vengono rappresentati dalla tempesta. Ed è lontano. E significano sempre problemi. E che al momento stanno passando un periodo buio. Vieni a fare psicoterapia con Ready Action TV. Ma cazzo, è un gioco psicologico, bello. C'è uno scritto lì per il cubo, sì. Bello. Dico. Non è la miglior scelta. Meglio se riesci senza. Ma se vuoi dei giochi, falli. Per fare come cazzo ti pare. Non rovina nulla, ma non è l'opzione migliore. Però va bene, un giochino. Dille che hai un minuto libero e invito a fare sesso in bagno, sicuramente, dopo aver fatto il gioco del coupé. Vieni, andiamo a scopare. Là è proprio pick up parties. Suggerisci di incontrarvi per un drink. Suggerisci di vedervi per fare hiking qualche volta e prenditi il numero. Prenditi il suo numero e dire che la contatterai. Ehi, tu, andiamo a fare sesso in bagno. Ah, oh, Gradulus, perché mi hai lanciato i beat. Io lo faccio. Dai, sta diventando bello. Puoi venirmi a fare? Dai, vieni. Vieni a fare cose diverse con me in bagno. Oh my god, no. No, just... Well, just quickly, 3-4 minutes. I know you're busy. I don't even know what to say. This is so shockingly offensive. Well, I know you're offensive. Happy. I know you're happy. No. You can say thank you. It's going to be great. Let's go now. You're a pervert. And I want you to leave I've my table. No, I'm sure you have. I'm gonna really. Leave. Ma non è più... I'm gonna leave the table. È tutta colpa di Gradulus che ha dato 10 bit. Ma ci arrestano, Gradulus. Figure è merda. Ci vediamo tra 30 secondi. Ma mamma me la dà sul serio, ma quando mai? No, I won't be there. Just go. Go to the bathroom. I don't need to go to the bathroom. I wanted, like, I don't need to
I'm not going with use you. Use the bathroom in there. Listen, really, this is totally inappropriate, extremely offensive, and I have been very clear. I get it, you're a shy girl, but trust me, this is gonna be like the best... Che cazzo? No, lo sto odiando. Gradlus. Non si fa Gradlus. Gradlus, sta andando così bene. Gradlus. 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 Vedi quello che ho. I want you to leave. Extremely creepy. Look, I've had it with you. I'm not gonna... It's like, okay, oh, just, please take $1 million. Hear it. No, I don't want it. No, so I don't want it. Here, have these Lamborghini keys. Drive it. No, I don't want it. Okay, go. Fine. I'm going. No. True gentleman. Gentiluomo, Gradlus. Che gentiluomo. No, dici, facciamo hiking insieme. Prendo il numero, dai. I like hiking and outdoor stuff, and mm-hmm. The weather's pretty good at the moment, so... One day we could take a trip. Yeah, because I don't know, meet in the evening. Anyway, lots of stuff. We've got lots of stuff we could do together. Why don't you give me your number and we'll... Sure. Faccio vedere in bagno. Mi ha dato il numero. Oh, regà. È poker stasera. Exactly right. Ah, fidanzata. Ah, questa. Ah, tipo vista per caso. And then suggest doing that as the reason to see each other again. It's way better than just saying, hey, give me your number, or... Ma sì, vieni a fare una cosa con me, no? Dai. Dille ciao, sei carino, e dille che è stato bello incontrarla. Freddamente dille ciao e dille che la contatterai. Stringi la mano a lungo, un abbraccio per salutarla e poi prova a baciarla. No, non fare il porco maiale schifoso. Dille ciao, sei carino. È stato davvero un piacere incontrarci. Ci sentiamo subito, presto, quando vuoi tu. Quando vuoi tu. Really, really happy to meet you and yeah, see you. Bye. Bye. Però forse un abbraccino dovevo darglielo. You know, you got right to the ends, but this is a little bit too much. Being warm at this point, totally unnecessary. And if anything makes you look like a little bit of a... Ti fa sembrare... Ma non volevo che andasse così. Non volevo così. Però molto bene, va bene così. Tanto mi ha dato il numero. This is not great, not so engaging. Va bene. You're kind of looming over her. Vogliamo fare l'ultimo? It's very important to sit down. Mandagli una fata di saga. Vogliamo fare l'ultimo? Vogliamo vedere l'ultimo? Dai, vediamo l'ultimo. E poi stacchiamo. Oddio. Che cazzo stai vedendo? Oh madonna. Ma è reale sta persona? Perché sta facendo sta faccia? Richard? So I haven't seen you for a while. Cazzo, è reale. I'm very well, thank you. I was very busy at some point, but sta molto bene. Have some more time. Va bene la natura. Actually, I'm gonna sign up. Mi stai scrivendo dei corsi di design. Bello. È bravo. That, right? Yes, vai, facciamo poker stasera. Cool. What else? Niente, non molto. Mi godo il bel tempo, mi sento molto felice. E tu? Abbastanza bene. Che te ne fai? Nothing, I'm not that busy. Kind of relaxed. Enjoying life. Have some trips planned and stuff. Un programma di viaggi. Nice. E tu hai qualche piano? Vacanze? I'm going to music festival. Un festival musicale. Oh, wow, è così me lo dici. No, I was gonna ask you to come and to take care of my cat. Sei una stronza di merda. Ah, oh, me ne vado io. No, me ne vado io. Yes. You mean open the tin and like... No. She's not eating that. No. Ma... It's you il gatto. For him, and I was gonna ask you. Cioè, vuoi che venga a casa tua per il gatto? Know, non mi inviti a vedere. Him, stroke, little bit, you know, io me ne vado, ma io sono... Io sono offeso da questa cosa. Like it. Ti ho pure cucinato, ti ho pure fatto il caffè, butta stronza.
leggi la F pure. Oh mio Dio. Oh, madossa, sto in lacrime. Sì, prenderò cura del tuo gatto. Madonna, le lacrime. Ma come faccio a rispondere lei? Sì, la F la facevo io. Ma veramente dobbiamo vedere questa cosa terribile. Ah, vi prego. Gesù. Che cazzo di gioco. Tocca, eh. Vabbè, allora direi. Yeah, sure, I can do that for you, of course. I don't mind doing that. I could ask a favor in return as well. You've got these lovely lips, and it would be great if you could just give me a blowjob one time, quickly. Like, we just find a time that's good for you. Are you serious? Not now. Come here, kiss. Another day. Sure? I'm your friend, Richard. Come gliel'ha chiesto? Because it's been so long. Don't do this for each other. Just make an exception because it's been a while and look at your sexy lips. I can't believe what you're saying. I'm sure you're great at it. Sick. Just quickly. Just once. And I'll look after your cat forever. Well, it would be nice if that was the way the world worked, but it's not. And women don't think like that, and there's no place to bring it up, so keep choosing those in the game. Mi prenderò cura del tuo gatto per sempre. Ma io voglio morire. Gesù. No, io sto morendo. No, le lacrime, raga. Le lacrime, cazzo. Cazzo vuoi, ma io... Ciao, a dire, sto veramente. But to be honest, I always did think about doing things with your pussy, but not cooking for it. What? Future. It's me. Yeah. Me, your friend. But you're very attractive, to be honest, and... You know, we spend a lot of time together. How many years? Spend a lot of time together, and sometimes at night. Yeah, amica, amico, cazzo. Being friends doesn't mean to do this kind of things for each other. Sì, credo ci sia una testa shan. Yeah. I just look really sexy on it, and I just imagine. I'm happy you like me and you like my body, but no. Yeah, I do. I don't expect that from you. Well, it's not really nice. What do you think, though? What do you mean, what you think? It's no. Ma lui c'ha la faccia conosciuta, ma non mi ricordo chi cazzo è, raga. Friends. Sì, un po' Frank Matano. Things like that. So you're a dick tease, basically. You just meet me, put these sexy pictures on Facebook. È un Frank Matano inglese. You're mental? What's wrong with you? Man. Let's change the subject. Somiglia a qualcuno, però... Figure di merda. Now that's pretty much how it would play out with most girls. They're just not ready for that level of crassness. Per questo livello di follia. Dile che non ho un problema e che puoi anche due volte al giorno. Ad occhio a croce l'avevi visto in qualche altro gioco così. Ma può essere. Dile che è ridicola che lei si sta prendendo il gioco dei tuoi sentimenti. No, sembra quello che fa X Factor pure. In realtà penso che questa ragazza non sia esplicita, però una volta che diventi quello dell'amica, la tipa vuole altro. Però che cazzo, io voglio essere onesto, perché sei una merda. Mi stai prendendo gioco di me. Ogni volta che mi vedi, prenditi cura della mia gattina. Vuoi prenderti cura della mia gattina? What kind of feelings? E poi mi molesta amici.
friends feelings. Yeah. Yeah, of best course. Friends feelings. This is what best friends. Mol sta cazzi mesh. Yeah. Maybe. Vuoi prenderti cura della mia gattina. As much as that might be true, it's not the way to say it, is it? So you want to get what you want, but in a smoother way. Sì, devo prendermi quello che voglio, ma in maniera un po' più delicata. Sai che ti dicono? Certo, a cosa servono gli amici? Dobbiamo fare gli stronzi, va? Sure, what are friends for? È proprio quello il problema. Exactly, thank you. Che non lo è. Very much. Questo devi don't dire. Be such a doormat. Pushover. Non essere uno stupido femminuccio, nemmeno. Insulso e tutto, empatico un cretino. Certo, a cosa servono gli amici? Parasciuta. Alla bontà dei Gli. Quindi nemmeno questo. Sei uscito dalla friend zone è l'unico modo. Dire che sono impegnato. Abbiamo provato tutto. Soffri. Soffri. Ma voi non mi vedete più. Maybe I could, but I'm not sure, you know, what time I'm free. Adesso and mi stuff, and I don't want to tell you I can, and then your cat's like waiting for his salmon and stuff. And then gli ho dato il palo. Okay, never mind. You can find someone else, I'm yeah, sure. Next time. Mm-hmm. Ma così non va. Sometimes we need to say no. A volte dobbiamo dire di no. You know, these girls that put you in the friend zone, they always ask favors and you know, you're kind of chasing them. Non bisogna. Il modo per rompere e iniziare è proprio a dire no. Rather than a girl that you're trying to date and this is the way to do it. That's the correct option here. Esatto. Who are you going to the festival with? Con chi vai al festival? Ah, this guy. Yeah. How is that, by the way? Com'è? It's okay. Come va? It's okay. Non commentare tu, Sakamura. Ah, dimmi di più, dimmi di più. Molto occupato ultimamente. Together, so ah, poverino. I see him like once or twice a week. He's always in the office. Or even when he's at home, he's on his computer, so there is not much communication between us. So he doesn't really pay attention to quindi you. Non ti dà abbastanza attenzione? Looks like that. Yeah, it looks like that to me. Mm-hmm. It's probably his project taking too much time. Forse i suoi progetti lo prendono? O forse lo prende qualcos'altro? O forse gli prende Nictus? Prima o poi? Che nemmeno sarebbe male. Aspetta. Io devo attaccare un attimo questo. Se no, non vi leggo più. E mi dispiacerebbe. Comunque lui sulla sedia è curvo quasi quanto me. Che c'è? No, non sto facendo nulla di strano, raga. Non sto facendo nulla di strano, calmi. Con molta calma. Dille che è terribile e tu non lo faresti mai. Dille che è una merda, che deve lasciare. Sì, è una merda. Dille che dovrebbe essere grata, il massimo che può fare. Dille che non sono così male, ad essere sinceri. Dille che si può capire che lo fai anche tu a volte. Dire che dovrebbe essere grata. È il massimo che può fare. Questa è una risposta da stronzi e mi piace tantissimo. Questa è proprio una risposta da stronzi. I mean, could you really do better? Really? You think so little about me? Oh, I mean... Sì, bravo, ma... Nice and all, fatti getta Parigi, ma veramente lo conosci a Parigi. Cazziata della sera. I think... Many guys would like to go out with me. Yeah, but they're mostly like weirdos and freaks. La maggior parte sono strane e vogliono solo fare sesso. Sex and bye-bye. E ciao, ciao. Anyway, it's not nice to hear. Non è bello ascoltare. Beh, a volte devi sentire... Beh, ma stai un po' esagerando, però, eh? Stay with him, because I think you're kind of, you know, the best you can do. Ci è rimasto un po' male. This is close to being right, but it's a little bit hard. È quasi giusta, ma un po' troppo cattiva, non è il momento giusto. Però ci sta. Anyway, let's change the subject. Comunque cambiamo argomento. Come stai? Come va il lavoro? Yeah, works alright. I have some. Ho dei progetti interessanti. Dovevo essere un po' più morbido. Didn't work out. Non lo so perché mi sta sul cazzo. Scusa, Kratos. Non dirò altro perché sai come sono, più fatti e meno parole, infatti. Più fatti meno... meno pantaloni sbottonati. Che è successo? Che ha visto? Amarone. La stiamo facendo ingelosire?
sta facendo ingelosire. Copriti gli occhi e fingi di non riuscire a vedere. Dire che questa ragazza ha un bel seno, ma un sedere è ancora meglio. Di non certo che no, la sua amica è molto meglio. Guarda la ragazza e fai commenti su quanto è sexy. Tu dici, eh sì, io questa volevo fare. Ok, you got me, but look at her boobs. She's got this amazing. She's very nice. Really beautiful. Bella. Sexy tan. And che stronza, vado come rido. You can kind of see the outline. Yeah. Really, really sexy. Imagine just quickly slipping it in. Stop it. I don't want to imagine that. But she's beautiful, yes, but. Okay. Let's stop talking about it. Let me just look a little bit more. And I'll pretend I'm drinking my coffee. Oh, ma così stai facendo lo coglione, però. Ok. The word, proprio. Un po' troppo, un po' too much. No, ragazzi, perché non devo guardarla? Certo che è questa cosa giusta da fare, raga. Te ne deve fregare un cazzo. Per il suo amico, basta. That's very annoying. Molto fastidioso, perché i ragazzi lo fanno sempre agli appuntamenti. On a date with a girl, con le ragazze, guardano le altre e pensano che lei non lo veda. Ah, sti ragazzi. Qual è il problema? Non è vero. No, sei intristita. Sei così carina. Adesso dobbiamo risollevarle il morale. Risolleviamo il morale. Credo che tu abbia degli occhi proprio belli. Stai bene, non è un problema se sei sicura di te. Sei pazza, ha un corpo fantastico. Il mio amico Mahmood vorrebbe venire. Le emozioni. Oddio. Stai bene, non è un problema se sei sicura di te. Sei così carina, dobbiamo farle un complimento. Ah, cioè, io proprio bello. No, forget about that. You're definitely pretty enough and you have such beautiful eyes and guarda come sarà ridacchio. Doesn't mean it's what you have to say, right? Keep that. Yeah, siamo stati un po' più dolci. You want to build attraction and you don't do that by just giving her everything even before she's with you. Vabbè, sei stato gentile. Sai che ho visto la tua ex? Aia. Lei era con un bel ragazzo, una stronza. Stronza. Sembravano felici, no? Provi qualcosa per lei? Beh, non voglio stare con lei, ma sarei più contento di sapere che è infelice senza di me, piuttosto che felice con uno. And how about your love life? Are you still single? Sei single? No, niente, sono singolo. Dire che sei uscito con un po' di ragazze, che una di loro è davvero carina. Sì. Dire che ti piacerebbe uscire con altre donne, ma nessuno è paragonabile a lei. Suggerisci che ti piace, dire che c'è una ragazza che ti piace, dire che ti stai vicino. Ah, della serie, questo è tipo. Sì, certo, sai, non faccio un cazzo, sono tutto lo. Ciao, Ari. Dici che sei uscito con Saka. Ah, lo sai, c'è una ragazza che mi piace. È proprio qui vicino, lo sai? No, così no. Oh, niente, sono single. Sì. Fatti i cazzi due, sei amica. Dici che sei uscito con un po' di ragazze e che una di loro è davvero carina. No, non lo so, Richard, che cazzo ha fatto nei giorni scorsi. Sicuramente penso la C. Questa faccia che c'ha, però. Ari, scusa, io sto giocando a qualcosa di veramente inquietante stasera. Yeah, I'm still single, but però è bellissimo. Mi sono visto con questa tipa recentemente. Yeah, and she was, you know, she's very pretty.
Also, she's just really intelligent. We had great conversation. Mm. Una bella chiacchierata, only one day so far, but definitely want to see her again because she seems. Io sono sempre convinto che sta ragazza in partenza voleva di più, pure io. I'm happy for you. Quanto è falso? Non è molto sexy pensare che stai a casa a giocare con la PlayStation senza mai vedere nessuna ragazza. Quindi perché non avere una vita? Vedi? Abbiamo scelto quella giusta. Ti vedrà più attraente. E ti potrà vedere sotto una luce diversa. Vedi, vedi? Dopo una settimana ricevi un messaggio. È la sua foto? Oh my god, guys, such a deal, I really need to talk to you right now. Dile subito, io ci sono per te. Oppure, aspetta un po' e dobbiamo fargli stronzi. Dobbiamo fargli stronzi. È una delle mie tante amiche, quindi non era esclusiva. Non se, sa, diciamo, conquistare la ragazza, almeno sei ipnotizzato. Aspetti qualche minuto e poi ti risponde. Aspetta. Dove sei? Perché non mi rispondi? Oh, mamma mia, che stress! Non rispondere, continua ad attendere 2 ore. Rispondi, scusa, ero impegnato, è tutto ok? No, ma la c'è poesia. La c'è poesia. Ma c'è poesia, regà. Sono impegnato a preparare questa per te. Madonna, vi voglio dire. Queste due sul letto, che cazzo mi ridono queste due sul letto. Sì, date il pip a questo. Ero impegnato a prima. Se non rispondo, poi si incazza. Se rispondo, dice. Ero impegnato. Oh, bella, io c'ho da fare. Se devi sta zitto. No, troppo artificiale. Ma non è la peggiore opzione qui. Oh, devi stare. Oh, con calma. Con calma. Then your text it sounded like something serious is going on. Me. Not very good. My boyfriend broke up. Oh, yeah. Avete rotto. We did. Mm. It was actually the right time to finish our relationship. Ma da come se la ride, sto merda. 3 years. Yeah, it's terrible. Years, yes, guarda che faccia di merda che c'ha. Right person to be my husband. Not now, right? Yes, no, we couldn't sort out. Non siamo riusciti ad aggiustare le cose. Ok, Druk. Torna a trovare torna a cercare Switch usate. Delusa, raga. Beh, ascolta, aspetta un attimo. Ok. Dove sta andando? Porta 2 bottiglie di champagne per tirarla su. Portale dei fiori per fare dimenticare un po' i problemi che ha col ragazzo. Portale del vino, portare un albero. Un albero. Un albero. No, raga, io devo capire. Che cazzo gli porta con l'albero? Look what I've got for Lilia. What is that? Well, sure. I hope you like trees. And kumquats, because it's a kumquat tree. That's the kumquat tree. Che cazzo ci fai con un albero di kumquat? Just look at it, because it's beautiful, funny. Right? You it like is. It? Yes, I do. Great. So, you know, remember this was like the new time in your life and it all started with the kumquat tree. Right. See? Okay. Thank you. So you take it home, yeah? Well, one day. No, aspetta, non posso cercare delle switch e sentire porta di un albero. Ok, I'll put him out there and I'll play some classical music because he likes it. Mi piace. Do you have a glass of wine for me? Yeah, I can get you a glass of wine. Got some. Actually, do you want kumquat wine or just. No, just. Just white, normal, boring white dry wine, yeah? Yes, okay. That one. Thank you. Che cazzo, abbiamo portato un albero. Here, but, you know, I hope you enjoyed it. Sì, io mi sono divertito.
Take this. Ah, voleva il vino, ma cosa non sembra bere. Cheers. Ma che perché è partita sta musichetta soft porno anni 80? Nice, right? Sta per andare là? Quindi cosa è successo? We're gonna talk about it anyway, better to get it out of the way. Nothing special. Mi sono solo preso un po' di tempo per analizzare la situazione. Tu lo sai perché, eh? I wasn't happy. Non ero felice in questa relazione. Pensavo che fosse bello. Ma non per me, ed era giusto farla finta. Hang on a minute, so you ended it. Quindi tu l'hai lasciato. That's worth a cheers. Pezzi di merda, va bene. Vediamo. Bene. Rivela che l'hai sempre amata e che hai sempre voluto stare con lei. Compatiscila per la sua vita. Conforti la spingi da succhiarti il kumquat. L'albero di kumquat. Che poesia. Beh, dai. Adesso. No, raga. Se mi rivelo, no, devo capire, mi dispiace la tua vita amorosa, ha fatto una scelta giusta, lo vuoi il mio albero di kumqua? È comunque una decisione giusta, ti passerà, sarai felice, sarete cazzate che si dicono, no? Va tutto bene. Fammi sorrisino. Anytime. How about you? How's your love life? Oh, my love life? Well, I had some dates, but didn't meet anyone special yet. La tormenta sta tira per i sordi. Ma il mio albero dov'è, infatti? Corretta, è la giusta opzione. So I guess you haven't been home. Che devi fare così. Spero che tu non sia stata a casa a piangere, no? Of course not. Fai delle cose per distrarmi, delle cose per distrarmi. Prova a distrarmi. Faccio yoga. Sta muovendo quel piede in modo strano verso di me. Te lo dice lei dove piantarlo. Quando le donne sono già... Quando vogliono sentirsi meglio fanno shopping, ok. Infatti ho comprato questo vestito. Dai, esciami il vestito. Blue is your color, probably, so. It's gold, isn't it? No, è blu. No, questo è il meme blu oro. Vabbè. Allora, dite che è bello. Dille che con quel vestito addosso ci avessi provato se non fossi stati amici. Dille che ti piacerebbe vederlo sul pavimento della sua stanza da letto. Dille che non ha bisogno di vestiti nuovi e che sta bene con tutto, i suoi vestiti sportivi, eccetera. Oh mio Dio, mi piacerebbe... Quello che penso io? Mi piacerebbe butto funucci e andare a terra su un vestito del genere. Mamma mia, suona malissimo. Mi vergogno di averlo detto. No, non deve dire, non le posso dire, sta bene su tutto. Dire che quel vestito addosso ci avessi provato se non fosse stati amici, ovviamente. Forse c'è. Forse la butta. C'è la puttana zeppata, che cazzo. Well, yeah, if you were in a... Beh, se indossare un vestito da lente come quello che indossi, mi verrebbe da provarci con te. I guess it's nice. Yeah. I mean, like, siamo amici. If I wasn't... Se non eravamo amici. If I wasn't your friend, and I didn't know e qui comincia. And I was looking for a girl, and I e qui comincia il pippone per farle capire semplicemente. Dai, dai. I mean, basically, it's a nice dress. Quella del finocchio era molto meglio di quello che è. Oops, nearly got in trouble there, but just got away with it. Sei stato bravo a uscirne fuori. It's not worth being verbally. Un po' un rischietto. Lo so. In most cases it fails. Lo so, però sono stato un po' più a dare azione. You said you liked and you had a couple of dates. Rebecca, yeah, well, we had a nice date.
But then I kind of texted her like, hey, how are you? Let's meet again soon. Per bere qualcosa non mi ha risposto. And she didn't reply, but I don't know, maybe she died or is in the hospital or lost her phone or something like this. The reason for that is because you're too awkward. Sei troppo strano. Yes. Non sai stare tra la gente. Social skills at all. Grazie. Falle il solletico. Chiedile cosa puoi fare perché sei meno strano. Racconterò una storia per mostrare quanto vale. Un sacco di persone strane sono cool, come Mark Zuckerberg. Ma questa è un'offesa. Racconterò una storia per mostrare quanto vale. Chiedile cosa puoi fare perché sei meno strano. Secondo me è questo. Awkward. E che posso fare? What do you think I could do to be less awkward? Devo passare più tempo con le persone. Parlare con le persone. I go to the chess club. Però sei un coglione, vai al club di scacchi, non si parla. Club di World of Warcraft. Sei un nerd. Mi sta guardando un po' schifata. Maronna, al club di scacchi. Madonna. I don't think only one girl in chess club is a good option for you. Well, we're friends as well, right? So we spend time. Possiamo passare più di sempre insieme. Maybe I'll become less awkward and I could watch, I don't know, watch some videos or something to learn. Maybe if I search for. Devo cercare su Google. Google. I don't know what we've done, but can try that, yeah? Try that, yes. Mm, thanks for telling me. Okay. But seriously, you never actually ask girls. Ma seriamente non chiedi mai ad una ragazza che ti piace un consiglio del genere, in effetti. Se sono amiche, poi allora per me sono molto utili. Not a girl that you're romantically interested in. Hai ragione. So tell me, have you got anything nice to look forward to? Any plans coming? Yeah, of course. Uh-huh. First of all, I'm going to Russia to see my parents and my grandparents. Babushka, I haven't seen them for ages. Back to Russia. Yes. Can I meet Putin? Ma perché sta sempre in mezzo? Hopefully. Spero di no, per te può essere un problema. And then when I'm coming back, I'm starting my interior design course. Ah, very cool. Very you were talking about that for a long time. Yeah, I'm waiting. And now it's starting. Brilliant, that'll be great. That's something to look forward to. Yeah, all right, well, cheers. Actually, the third toast, you need to drink it all. That's like tradition in my family. And sì, sì. So anyway. Che super cazzo. Al terzo brindisi devi berlo tutto. Sembra odiando, lei non ce la fa. Oh, come on. Non ce la fa. What's that? Useless. I have to do it, but it's only because it's my family tradition, you know? Not because... C'aveva un'offerta, Druk. C'avevo un coupon, c'avevo il codice proprio. Quindi l'ho pagato pochissimo. Però è carino. Ha fatto un sacco di sasso in lacrime, capito? Chiedere se ti vuole baciare. Puoi sempre dire che esercitare se dice di no. Gioca a fare la lotta e poi baciatevi. Ma sì, io mo ya butto. You know what? Ma sai cosa? What? I just really want to kiss you right now. No, Richard. Madonna, che schifo! No. Of course not. Yeah, mi ha buttato la lingua. Okay, I'm going. Mi ha buttato la lingua, raga. Come back, I'm waiting. Mi ha buttato la lingua, raga, che schifo. Ma non così. Okay, cool, non è così. Non è così. Gioca a fare la lotta. Ma gioca a fare la lotta che c'hai 10 anni, capito? Sì. So would you like to kiss me now? Gioca a fare la lotta come creatori di 10 anni. Yeah, of course. Yeah, I mean, I wasn't asking. No, I wasn't asking for real. Just I didn't know what to say, and you know, say something really weird. Non fare lo stranone. Because of course, why would we kiss? Yeah, I mean, I can like, kiss you. I wouldn't kiss my sister, and you know, I wouldn't kiss my granny, and we're like friends and like brother and sister. Yeah, that's right. It would be weird, right? Yeah. Did you say you can kiss me on the cheek? Yeah,
Yeah, like a sister. Just to see what it's like to have a sister, because I don't have a sister. Liked it? Normal. Okay. Just... No, sta andando a finire dove sta andando a finire? Can you do it again, though? Just to see. Not too many friends, just one. Mm-hmm. Sta andando a finire come sta andando a finire? I think it's alright. Nothing not happened. Oops, nearly. No. Didn't get the best possible result in the end. Means that you made a few too many wrong choices or not quite right choices in the course of this level. So almost did it. Not bad, but not the best result. È così. Devi fa... I'm gonna miss you when you're away. You know that? I'm gonna devi fare il coglione. Devi cominciare da fastidio che vi ha toccato. This is another nice way to escalate. Again, you know, it's a bit of fun and they're smiling. And it's actually easier to go for the kiss when the girl is relaxed, sì, smiling, and you're in this playful kind of situation. Devi tornare a 10 anni. Dile che lo aspettavi da anni, di è strano, e poi baciala di nuovo. Oh mio Dio, ho rovinato la nostra amicizia e te ne vai. Cazzo, è strano. Bello, è strano. Romanticissimo, è strano. Weird. We shouldn't do this. E invece... Sta andando a finire dove sta andando a finire? This is a bit of, è una cosa un po' psicologica, sì. You can think that the possible objection is that she becomes uncomfortable. Strano. You've been friends for so long, you shouldn't do it. So if you're the one to voice this, esatto, concern, then she's likely to take. Questo è alto livello, raga. Questo è alto livello. Questo è alto livello, ragazza, roba. La psicologia proprio. È vero, È vero, cazzo. Chiedere se vuole andare in camera da letto. No. Dire che è meglio andarci piano e chiedere di andare a cena domani. Continua a baciarla. Questo è bello. Facciamo i romanticissimi. Ah sì, continua a baciarla, vai. Vai nel trend. Che abbiamo campo, oddio, è finito come pensavo? Devi continuare. Sì, ci sta. Do you have a condom? E vai! Aspetta, aspetta, scendo. Fanno subito. Così. Come highlights? Ma che cazzo dici? Dile che non credi che dovessi continuare. Ma stai zitto. Dile che non è un problema. No, 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 no. Dile che... Oh, cavallo, oh, oh, cavallo, oh, oh, cavallo, oh, oh, cavallo, oh, oh. Dile che non ce l'hai, ma che... Sì, sì, ce l'ho. Ce l'ho. Got one right here. My shoe. Che c'ha nel calzino? Me l'ha messo mia madre. Now you don't want to break the action and the mood, so to speak, so make sure that you've got some strategic placements around that. Ma che ti metti per sapere nel calzino? Or even worse, you know, run down to the store to buy something. E coglions! Ah, abbiamo usato la grande stasera! È carina però lei. Un po' stravolta però. Oh, yeah, of course. Che carina. There you go. Guarda Frank Matano, guarda come è contento Frank Matano. È strano, non so se una cosa del genere possa rovinare la nostra amicizia. Dire che finalmente dopo 5 anni passati a fare l'amico ci sei riuscito. Sono così felice. Sono così felice, caro. We did it. Ooh, no, non così.
Ma non così. Ma non così. Smettila. Sei indelicato, cazzo. È brutto. Mi sa che era la prima. Bene. Però. Sometimes when you say no, and the, you know, these girls that put you in the friend zone, they always ask favors, fatto, and you know, you're kind of chasing them all the time. Dile the way che to break me... out no, is l'ho fatto, to start fatto, treating dai. Them. Okay. Raga. Poi ci sono anche altri. Poi ce ne sono un botto. Noi siamo arrivati all'amica. Da amica fidanzata, poi abbiamo... Ah, poi ritorna Alexa! È tornata Alexa! Ritorna Alexa, gioco di urno, ufficio. E coglioni, continua ancora, quindi. Va bene. Da amica fidanzata. Va bene. E allora, raga, io direi che... Mi raccomando, avete capito bene, mettetevi un preservativo nei calzini quando possibile. E questo era... Questo è Super Seducer. Io questo gioco devo farlo giocare. Io pretendo di farlo giocare a Sakamurai. E quindi magari lo continuerà lui, lo finirà lui. Vediamo un po' come fare. Sì, c'è solo un ride possibile dopo questa live. Ragazzi, grazie Popolare Radioattivo, grazie a tutti per la compagnia che avete fatto stasera in questo delirio. Io sto in lacrime, quindi. Cioè, ha le tasche dei pantaloni e il portafoglio? No, lui mette il preservativo nel calzino. guarda qua. Me l'ha messo mia mamma nel calzino. Cioè, tu hai capito? Sta camminando con un preservativo mentale nel calzino da anni, da 5 anni. Vabbè. No, ti prego, io ti devo vedere su questo gioco prima o poi. Stanno già firmando la petizione, andate a firmare la petizione su Telegram, mi raccomando. E allora? Sì, è una figura di merda. Veramente una figura di merda. Allora, dicevo, come sempre voi guardate la radio, guardatela, noi ci risentiamo domani. Siamo tipo a Roma di piedi. Andiamo da Depescione. Mi sembrava il posto adatto per andare a finire dopo Super Seducer e questa musichetta così lo-fi soft porn anni 90 che va benissimo. E allora ci sentiamo, altro che sassolino della scarpa, ci risentiamo presto. Un bacione da mamma. Ciao belli, rimanete per il ride. Domattina verso mezzogiorno c'è il saga. Ok. Ciao belli. Un saluto da Amon. Radiation. Warning, high fun radioactivity.